Signore e signori, tra 5 minuti inizierà la diretta. Vi preghiamo di prendere posto nelle righe più avanti delle sedie e di abbassare le suonerie dei vostri cellulari. Grazie.
Eccoci qua, annoiati stamattina perché di solito le platee si svuotano, invece vi vedo presenti. Io abituato a fare sindacato e a parlare spesso anche ad assemblee di più di 100 lavoratori, lo fa con disinvoltura. Però quando parli insieme ai a una platea fatta da lavoratori e dirigenti sindacali, siccome noi facciamo sindacato concreto, vero, non raccontiamo le favole, non ce le siamo studiate il giorno prima per poi raccontarle il giorno dopo, e beh, ti poni sempre se riesci ad arrivare a trasmettere quello che intendi portare avanti. Su questa base abbiamo ascoltato la relazione stamattina di Mariella Mamone, una relazione, segretario, complimenti, perché come è già stato detto da altri, si comprende che non è il professore universitario che l'ha scritta e il segretario la legge, ma una relazione che è stata vissuta con il racconto, la raccolta dei dati proveniente in mesi di osservazione, di dialogo con la base sindacale, con i lavoratori. Grazie ancora e entreremo nel vivo sentendo poi i lavoratori. Stamattina abbiamo ascoltato delle tante cose, dalla parte istituzionale, anche dalla parte del sindacato, e ci sono quattro dati fondamentali importanti. 4 milioni gli anziani non autosufficienti, 9,8 milioni le persone destinate a vivere da sole nel 2042, io penso che sono sottostimate. 51% le difficoltà di reperire personale tra diplomati sociosanitari, e aggiungo anche sulle professioni mediche, 300 euro mensili di differenza media tra gli stipendi della sanità pubblica e quelli del socioassistenziale. Questi sono quattro temi fondamentali di cui continueremo a discutere anche nel pomeriggio. A questo si aggiungono che il settore è un settore trainante, è in crescita per le cose che ci siamo dette stamattina, si allunga l'età della vita, ma la qualità della vita si riduce. Qui ci sarebbe tanto da dire, la prevenzione, il sistema sanitario pubblico, quello privato, la carenza di economia, abbiamo sentito stamattina da parte di esponenti politici, sia da parte di esponenti del governo che del rappresentanti delle regioni, in questo caso della regione Lazio, ma così sarà dappertutto. Il solito ritornello che ci vengono a raccontare: non ci sono i soldi, e mi viene da dire, se siete stati eletti per rappresentare il popolo, dovete trovarli voi i soldi per poter mandare avanti questo. È un servizio essenziale. Ricordo nel 91, visto che stamattina sono stati fatti anche ricordi storici a partire da Cesare Damiani e quanti altri, nel 91 incontrai all'allora ministro del lavoro Tiziano Treu e mi presentai a lui insieme a un gruppo di lavoratori parlando della crisi in alcune regioni, che già veniva fuori della crisi dell'industria metalmeccanica, poi si è sviluppata nel resto d'Italia. E lui mi disse nel 91, guarda, è vero, adesso affronteremo il problema che mi stai ponendo, però ragazzi miei, nel 91 avevo un po' di anni in meno, per cui disse, ragazzi miei, pensate che il futuro lavorativo vostro, quello di domani, sarà quello di dedicarvi agli anziani. Oggi ci siamo, siamo al... e di necessità, abbiamo bisogno anche di una qualità del servizio che non si risolve solo mettendo più soldi, ma si risolve probabilmente anche mettendo anche qualità nelle figure professionali. Per questo abbiamo bisogno di fare un nuovo ragionamento sulla... Questo tema noi ci impegneremo come sindacato e
al di là dell'iniziativa di oggi, noi abbiamo già fatto, come dire, come organizzazione SNALV in questi ultimi anni, già delle cose, delle proposte, abbiamo portato avanti anche delle proposte al governo, anche nella successione dei governi, perché sono così rapide negli ultimi anni le successioni, alcune proposte di cui adesso partirà, credo, un video in questa direzione per raccontarci quello che fino ad oggi abbiamo fatto e di quello che vogliamo fare. Già ne abbiamo parlato con la relazione di Mariella, ma la integreremo e rispetto anche a quello che voi ci racconterete sulle cose che avete vissuto lavorando materialmente nel settore. Io penso che possiamo partire con il video per raccontarci quello che fino ad oggi abbiamo fatto. Prendiamo un po' di tempo. Ecco, quello che abbiamo visto e quello che abbiamo fatto, adesso parleremo di quello che vogliamo fare, perché la formazione non è solo di carattere professionale, ma la formazione riguarderà nel futuro dell'idea dello SNALV, riguarderà quello che deve essere anche la formazione dei delegati sindacali. Su questo, prima di passare a Giulia, riprendo l'ultima frase che avete visto nel video, che riguardava la prevenzione. Stamattina abbiamo ricordato doverosamente dei morti sul lavoro, recenti, ma ce ne sono tutti i giorni, alla quale io dico, non sempre non abbiamo responsabilità noi rappresentanti sindacali, perché noi nelle aziende abbiamo i famosi RLS, rappresentanti della sicurezza, e in quel cantiere, così come in altri, siamo sicuri che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza erano opportunamente formati, erano messi nelle condizioni di poter agire come vera tutela, perché quando un'azienda non applica alcune norme, beh, il nostro rappresentante dei lavoratori ha il compito, il dovere. All'ILVA, voi sapete, il giudice ha definito colpevole anche il rappresentante della sicurezza dei lavoratori perché non ha agito segnalando quelli che potevano essere gli errori o gli accorgimenti da portare avanti. Sul tema della formazione do subito la parola a Giulio Uddu, dirigente dello SNALV Coms, nonché componente, la conoscete tutti, della segreteria nazionale. A te Giulio. Grazie Antonio, grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie di nuovo per essere qui, grazie a tutti voi che siete qui in platea con noi, ma grazie anche a tutti coloro che ci seguono via streaming in diretta.
Oggi sono molto contenta di potervi parlare di questo tema, perché è un tema molto caro allo SNALV. Parlerò di un progetto a cui stiamo lavorando da un po', che contiamo possa uscire definitivamente entro l'anno, forse anche dopo l'estate, che riguarda la formazione. Come diceva Antonio, noi abbiamo puntato molto sulla formazione in questi anni e crediamo che puntare ancora sulla formazione sempre e comunque sia una carta vincente per il mondo sindacale, perché non possiamo pensare ancora che oggi possa essere sufficiente la consuetudine e l'esperienza su cui da sempre si basa la formazione del mondo sindacale. Diciamocelo, non ci sono manuali a l'esperienza è fondamentale, lo sappiamo tutti, però riteniamo che soprattutto in questo momento storico sia fondamentale altrettanto una formazione continua che consenta a tutti gli attori coinvolti, quindi i dirigenti sindacali, gli operatori sindacali, ma anche e soprattutto i rappresentanti dei lavoratori all'interno delle aziende, quindi parlo di RSA, RSU, RLS, dobbiamo mettere tutti questi attori nelle condizioni di poter essere consapevoli pienamente di tutto ciò che succede intorno a loro, per essere attori principali di quello che accade. E questa mission lo SNALV intende portarla avanti sostanzialmente con due strade. La prima è iniziata un paio d'anni che la rete dei nostri sindacalisti sia sempre attiva, perché condividere le esperienze che facciamo sui vari territori aiuta moltissimo a sviluppare quelle che possono essere le nuove idee, le nuove iniziative anche su altri territori. Quindi quello... Sì, mi sentite? Ho parlato, mi sentite? A fare, ad operare nei vostri settori. Naturalmente questa è solo una piccola parte di quello che intendiamo noi per formazione ed è proprio per questo che stiamo predisponendo un corso, un vero e proprio corso formativo, una piattaforma formativa composta da 8 moduli formativi. E ci stiamo impegnando affinché possano essere presentati subito dopo l'estate, già a partire da settembre, con delle mezze giornate formative da remoto attraverso una piattaforma e-learning messa a disposizione dall'INFAP, che anche in questa sede ringraziamo. Sarà un corso che, come dicevo, sarà rivolto non solo ai dirigenti sindacali e agli operatori sindacali, ma anche a tutti gli RSA, gli RSU, tutti i lavoratori che vorranno unirsi a noi in questo percorso di formazione. L'abbiamo pensata come una piattaforma che potesse contenere all'interno dei moduli formativi un po' tutti gli argomenti che noi viviamo tutti i giorni, per cui voi ci chiamate tutti i giorni, per cui chiedete risposte tutti i giorni, giustamente. Quindi sicuramente iniziamo su come associare il lavoratore allo SNALV, quindi le modalità di adesione, che è fondamentale naturalmente, ma poi intendiamo entrare nel merito della formazione e quindi spiegare nel vivo le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, quindi i compiti, i ruoli delle RSA, degli RSU, dell'RLS. Entriamo poi in qualcosa di un po' più tecnico e quindi vorremmo discutere con voi e formarvi sul contratto collettivo e sui principali elementi retributivi e normativi che lo compongono, così da rendervi partecipi e protagonisti dei contratti collettivi che disciplinano la vostra vita lavorativa e che disciplinano la vita lavorativa dei lavoratori che siete chiamati ad assistere. Dobbiamo obbligatoriamente poi entrare più nello specifico
perché la vita dei lavoratori che siamo chiamati ad assistere è fatta di domande. Domande che appunto interessano il rapporto di lavoro, e quindi parlare delle tipologie del contratto di lavoro a tempo determinato, dell'orario di lavoro, del contratto part-time. E poi parleremo dell'estinzione del rapporto di lavoro, quindi tutte le tipologie di licenziamento, le varie dimissioni volontarie e per giusta causa, un focus sul preavviso, sulla risoluzione consensuale, tutte quelle insomma che sono davvero i quesiti che ci ponete giorno per giorno. E entreremo poi nel merito della conciliazione in sede sindacale per risolvere appunto le controversie in sede protetta, e quindi il ruolo del conciliatore, la natura delle conciliazioni e delle transazioni che compongono una conciliazione. Parleremo poi di contrattazione collettiva nazionale, ma soprattutto di contrattazione aziendale, quindi di contratti di prossimità, contratti di secondo livello, tecniche di contrattazione sindacale, quelle che consentiranno a tutti noi di poter far davvero la differenza su un tavolo per la contrattazione aziendale. E poi concluderemo naturalmente con un altro tema, che è quello della privacy all'interno dei rapporti di lavoro, perché anche qui il ruolo del sindacato, soprattutto negli ultimi anni, è decisivo. E per me è un onore oggi potervi presentare un professionista che collabora con noi e che sta permettendo la realizzazione di tutto questo. È il direttore scientifico di questo corso, non è potuto essere qui in presenza, ma ci ha raggiunti in videocollegamento. È il professor Pasqualino Albi, ordinario di diritto dell'Università di Pisa e avvocato giusta lavorista. Ecco il nostro grazie. Direttore scientifico. Buon pomeriggio, professore. Grazie, benvenuto. Grazie. Davvero molto lieto per la vostra ospitalità e per questa avventura che mettiamo insieme e vediamo di far partire, come appunto diceva dottoressa Puddu, subito dopo l'estate. È una bella iniziativa, molto interessante, e per me è un elemento di novità, anche se da molti anni ovviamente mi occupo di formazione e di ricerca. E molto interessanti sono gli argomenti che abbiamo individuato insieme appunto alla dottoressa Puddu, al dottor Pellegrino e insieme anche alla vostra segretaria, che ringrazio particolarmente per la stima e la fiducia che mi ha riconosciuto. Devo dire che abbiamo individuato dei temi molto caldi, ma al tempo stesso non ci siamo lasciati, come dire, troppo influenzare dai temi di moda, ma il nostro obiettivo è quello di creare delle competenze specifiche su temi molto complessi. Quindi in questo senso pensiamo al tema delle rappresentanze sindacali che veniva prima ricordato, quello del contratto collettivo, il tema molto complesso della flessibilità, perché ha mille sfaccettature, e poi il grande tema del licenziamento, delle dimissioni, in generale dell'estinzione del rapporto, senza trascurare ovviamente il tema specifico della contrattazione e senza trascurare argomenti che ormai, come sappiamo, sono dappertutto, come il tema della privacy, che finisce poi per influenzare altre grandi questioni di fondo dei meccanismi di funzionamento del diritto del lavoro. Questa materia è una materia in grande trasformazione, lo sappiamo, ne siamo tutti consapevoli. Ci sono dei processi evolutivi della materia che la rendono particolarmente complessa, proprio perché c'è una stratificazione normativa con cui facciamo tutti i conti ormai da tanti anni, e forse il motivo per cui c'è questa stratificazione è che non è molto semplice riuscire attraverso le leggi a regolare dei fenomeni che sono
continuamente il movimento. Quindi questo è un po' il problema che credo anche dal punto di vista della formazione dei sindacalisti debba essere messo in evidenza. C'è un limite che è implicito in tutte le riforme che si possono fare, proprio perché nel momento in cui si scrive una riforma, beh, un attimo dopo il mercato del lavoro continua a muoversi e ha bisogno quindi di un processo di aggiornamento costante. Ecco, questo per chi studia il diritto del lavoro, questo è un passaggio molto serio, e anche per chi lo pratica, non solo per chi lo studia il diritto del lavoro, perché teniamo conto che la grande risorsa che consente di superare molto spesso i limiti della legge o le sue contraddizioni è proprio la contrattazione collettiva, è proprio il ruolo che svolgono le organizzazioni sindacali, che si fanno molto spesso portatrici di un dialogo che porta poi alla soluzione anche dei conflitti, al superamento dei conflitti e anche al superamento di quella astrattezza che comunque è implicita in qualsiasi processo legislativo. Chi scrive una legge non vive necessariamente la realtà che va a regolare, quindi può avere la tendenza ad astrarre, a allontanarsi, da quelli che sono i concreti presupposti che sono fatti proprio dei fatti, della realtà, della sua difficoltà di lettura. Quindi il ruolo del sindacato da questo punto di vista è un ruolo che va in due direzioni. Da un lato quello di consentire che la legge, quando oscura, quando di difficile comprensione, quando contraddittoria, possa, per così dire, avere un senso e quindi portare nell'applicazione il significato profondo di una legge. E dall'altro anche un compito ancora più difficile è quello di regolare quei vuoti che la legge molto spesso è in grado di produrre, perché non riesce a essere veloce e non riesce quindi a seguire l'evoluzione della realtà. Quindi questo ruolo del sindacato è un ruolo che a mio avviso sarà sempre più importante nei prossimi anni, perché l'insufficienza dei processi normativi è evidente, quindi per le ragioni che dicevo prima. Solo quindi se il sindacato saprà costruire degli spazi nei quali realizzare quella sua fondamentale funzione di rappresentanza degli interessi, in questo caso gli interessi dei lavoratori, e al tempo stesso farsi portatore di una visione della realtà, allora solo in questo caso potremo vivere in un paese migliore, quantomeno dal punto di vista della regolazione del mercato del lavoro. Un corso come questo quindi ha questa ambizione, ha anche l'ambizione di essere un laboratorio di idee. Molto spesso chi ha la possibilità, la fortuna di tenere un corso come questo ne esce profondamente arricchito quanto alle indicazioni che riesce a trarre dalle domande che vengono fatte, dagli interventi che vengono fatti proprio da coloro i quali partecipano come discenti, a quel corso. Quindi c'è uno scambio, c'è una dialettica tra chi insegna e muove dal presupposto di conoscere un argomento e chi ascolta e apprende, perché a volte i processi tendono ad invertirsi, ad avere un senso uguale e contrario. Bene, io volevo semplicemente dedicare qualche parola a questa bella idea, di cui ancora vi ringrazio, e quindi sono qui, vi ascolto ancora per un po' e spero appunto che avremo occasione di incontrarci anche personalmente in qualche momento di confronto che avremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Grazie. Grazie professore, ha detto bene, le leggi sono fluttuanti, no? Mi lasci passare il termine, a volte le leggi vengono superate poi dai decreti o delle sentenze, e noi abbiamo bisogno della formazione che non sia una formazione che inizia e termina, ma è una formazione che sarà continua, proprio perché le leggi sul diritto del lavoro sono in continua evoluzione. Grazie ancora.
della testimonianza, della disponibilità e a presto con la formazione. Saremo insistenti su questo tema della formazione, non molleremo, per capirci, e il secondo intervento che ascolteremo, diciamo che è un po' una controparte con la quale però ragioniamo, no? La parte datoriale, non è che la parte datoriale finisce solo con Anasse, no? Poi abbiamo altro tipo di rappresentanza datoriale e abbiamo Stefano Delrico, coordinatore nazionale delle professioni sanitarie di Asnali. Abbiamo l'onore di ospitarlo perché è un esperto del settore, in cui contributo che ci darà, che ci vorrà dare, servirà anche a tutti noi per una crescita, per un ragionamento che sia condiviso anche con le parti datoriali, per quello che riguarda i rischi sul lavoro in un RSA. A volte noi vediamo il rischio solo nei cantieri dove ci sono strutture, no? Per cui cade il ponteggio, si scivola dalla scala, altro tipo di infortunio, ma c'è un altro tipo di malattia o di infortunio che possa essere, che è legato alla persona, cioè alla reazione anche psicologica delle persone. Su questo tema poi avremo altri interventi e Stefano sicuramente ci spiegherà anche in questo ambito. Grazie. Quali sono i rischi. Grazie. Abbiamo stabilito che questa è la sede datoriale, quindi è un purtroppo punto. Quindi è un punto di partenza che podio, questa no, questa è la sede datoriale. Intanto vi ringrazio per avermi coinvolto in questa bellissima manifestazione. Mi sarebbe piaciuto intervenire anche stamattina perché sono uno di quelli da battaglia, no? Io quando sento parlare del mio settore che pratico da 18 anni ormai, 19 quest'anno, e qualunque argomento viene trattato, diciamo, non guarda al futuro come il futuro lo vivono gli operatori delle strutture, mi fa subito salire la voglia di intervenire e di dirla mia. Intanto sarò breve perché non vedo l'ora di ascoltare l'intervento dei lavoratori, sono molto curioso di che cosa può scaturire da una giornata come oggi. Principalmente mi riaggancio a due link che avete già appunto portato avanti, mi avete fatto due spoiler clamorosi, prossima volta parlerò per primo così vi distruggerò i discorsi, no scherzo, in primis la questione legata all'importanza strategica della sicurezza sul lavoro all'interno delle aziende, dell'RSA, e vi sottolineo una delle tipologie che non avete citato oggi ma che anch'essa è coinvolta all'interno di tutto il processo, cioè tutte quelle strutture che trattano anziani fragili, quindi tutte le comunità alloggio, tutte le case famiglia, tutta la parte socio-educativa che viene comunque coinvolta da questo tipo di disparità e che tendenzialmente fa molta fatica, moltissima fatica economicamente a competere con qualunque circostanza e la farà anche in futuro, anche perché sono situazioni in realtà a totale ed esclusiva conduzione privata. Quindi in questo caso c'è sì una disparità di trattamento, una disparità che sembra ad oggi incolmabile perché non c'è alcuna partecipazione pubblica nei confronti di queste strutture, che comunque non sicuramente nella maggioranza dei casi, ma supportano delle necessità di assistenza ad anziani fragili, che non parliamo quindi di disabili gravi, ma anziani fragili, che sono una miriade realmente di realtà che hanno fondato il tessuto italiano dell'assistenza. Prima dell'RSA c'erano le case di riposo, non erano così grosse, queste case di riposo si sono evolute, alcune sono rimaste, alcune esistono da 50 anni, realtà da difendere, realtà che veramente connettono il territorio alla soluzione che oggi chiamiamo ospedale di comunità, oggi chiamiamo casa della comunità. Quindi partiamo da lì e dal fatto che le rappresentanze sindacali, grazie al fatto che possono eleggere all'interno di determinate circostanze, anche di piccole dimensioni, le proprie RSA, diventano cruciali in un aspetto strategico, perché per esempio nei contesti dove lavoro io, l'RSA è
uno di quei soggetti interlocutori di primaria importanza. Perché? Perché ovviamente quello vive qualsiasi problema in quanto lavora operativamente all'interno della struttura. Quindi l'RLS, quindi questo soggetto che partecipa come lavoratore all'incontro annuale, per esempio articolo 85, con l'RSPP, il datore di lavoro, il consiglio di amministrazione, cioè è davvero un soggetto strategico che se rivisto, riconsiderato, perché secondo me c'è anche un problema di merito, è un soggetto che deve fare formazione continua ogni anno, è un soggetto che ha delle responsabilità, ma è un soggetto al quale, come diceva giustamente Antonio, se data la giusta importanza, probabilmente in quel posto dell'RLS, probabilmente, non si sa, è realisticamente uno snodo cruciale. Da qui partendo con altro link del professore, laboratorio di idee, mentre ragionavo sul tipo di intervento, perché non è una lezioncina, ho detto qua ci vuole un'idea, ci vuole un qualcosa di differente. E allora io pensavo anche di proporre alcuni dati banali, i dati della tipologia di infortuni che avvengono all'interno dell'RSA, all'interno dei contesti sociosanitari, e il 60% degli infortuni avviene per situazioni connesse all'assistenza, quindi cadute del disabile, quindi situazioni in cui il lavoratore deve fare sforzi eccessivi, quindi tutte situazioni potenzialmente prevenibili anche attraverso la consapevolezza, anche attraverso la giusta qualificazione del tempo degli operatori, perché il problema è legato per esempio al minutaggio assistenziale di cui si parlava stamattina, troppo poco personale rispetto all'esigenza. Questa è una cosa riconosciuta da tutti, datoriali e lavoratori, e non ci piove. L'unico forse sordo è chi dovrebbe in questo momento dire effettivamente c'è un problema, e il problema è legato al portafoglio. Quindi se l'operatore deve velocemente portare avanti i propri compiti, se l'operatore deve velocemente preparare le colazioni, la messa a letto, il bagno assistito e tutte queste circostanze, è plausibile che velocemente si farà male. Okay? Quindi pertanto che noi faremo prevenzione, pertanto che noi cercheremo di arginare determinate circostanze, ricordatevi che il 60% è legato a comportamenti causati dall'assistito, il 30% da sforzi, quindi il 90% degli infortuni, clamoroso come dato, è legato a circostanze potenzialmente prevenibili o evitabili, con l'uso del sollevatore quando necessario, con il rispetto delle prescrizioni, quindi sicuramente si sottolinea e si richiama ai lavoratori anche per la propria salute personale di essere molto rigidi a quel tipo di comportamento lì, anche quando si deve correre, prima pensate alla vostra schiena, immediatamente dopo pensate all'operazione che state facendo, perché l'importanza dei lavoratori in questa filiera è assoluta, cioè senza l'operatore non esisterebbe l'RSA, okay? Cioè è un equilibrio che se resiste è tutto assolutamente perfetto, fino ad arrivare per esempio a una proposta di apertura ai tavoli anche con l'INAIL, perché una delle altre cose che CONSAL ha fatto in maniera molto costante nel tempo, e che quindi invito, sempre che non sia già in corso un discorso di questo tipo, la segretaria Mamone a fare, aprire confronti con l'INAIL, perché ci sono anche delle situazioni relative per esempio allo stress del lavoro correlato. I test somministrati per valutare queste circostanze sono test scritti anche in un italiano particolarmente complesso. Italiano particolarmente complesso che, a fronte del fatto che moltissima quota lavoratori è straniera, potrebbe anche non essere compreso perfettamente. E questo problema me lo sono posto recentemente visionando in un gruppo ristretto in una struttura di stress lavoro correlato, come fosse totalmente disomogeneo alla risposta, come fosse totalmente avulsa il risultato rispetto a quello che i lavoratori mi raccontavano. E dicevo, ma com'è possibile che si parlava di circostanze quando mi stanno raccontando tutt'altro, avendo sentito oltre 100 lavoratori? E mi sono reso conto che probabilmente c'era anche un problema di comprensione della domanda. E questo è uno dei dettagli. Oppure della non specificità del settore che
delle domande che vengono utilizzate per il comparto sanitario e sociosanitario. Sono domande aperte a un settore molto ampio, e se vogliamo contrastare lo stress al lavoro correlato, altra grandissima piaga, grosso problema nell'RSA, nel comparto, va rivisto anche a monte come ve lo valutiamo, perché questa è una finezza che se non si è dentro le strutture non si può capire, perché noi guardiamo i risultati, guardiamo i mappo, guardiamo tutto, ma chi fa questi test, come li genera, che tipo di esperienza tecnica nelle strutture ha quel soggetto, quel tecnico super sicuramente formato, competente, ma nelle strutture ci vive, come il legislatore regionale, come il nostro, nelle strutture ci viene, perché io nelle strutture ci sono ogni giorno. I problemi di cui sto accennando sono problemi che vi potrebbe dire qualunque operatore presente in sala in questo momento. E il carico, e il paziente ballerino, e lo stress, e i turni. Queste sono delle problematiche di base che vengono, dal mio punto di vista, forse ancora prima dell'aspetto retributivo, perché è una questione di qualità di vita. I turni che non sono mai come dovrebbero essere, il mancato rispetto delle ore, e tutte queste circostanze. Arrivando quindi a dire la formazione diventa una chiave strategica, la formazione è strategica per le aziende, ma è strategica anche per lo Stato. Perché non pensare a una sorta di passaporto formativo intercategoriale dove ogni lavoratore per legge a curriculum deve avere un documento che certifichi la sua formazione continua in quanto qualificato come, per esempio, operatore sociosanitario. La sua visita medica preventiva, altra cosa che viene disattesa in maniera clamorosa, la visita medica preventiva di solito avviene dopo 4 mesi o dopo che ti ho trasformato il contratto, ma non è la preventiva, la visita medica. E quindi, per esempio, oggi l'assessore diceva abbiamo il 38% di lavoratori con prescrizioni, prescritti. Ok, ma questo 38% la visita medica preventiva l'ha fatta? Sì, se sì c'è un problema da capire evidentemente, perché se no la visita medica preventiva avrebbe escluso eventualmente quel tipo di circostanza. Non che questi lavoratori non possano lavorare nel settore, ma semplicemente se io cerco una figura che deve fare una movimentazione dei carichi di un certo tipo, cercherò una persona abile a quel tipo di lavoro, se no la impiegherò altrove, non è un problema. Però la circostanza è quella, quindi un sistema personale di formazione, un sistema che garantisca all'azienda di avere un lavoratore formato o che possa formare appunto in corso d'opera, e che gli investimenti dello Stato siano estremamente mirati, e quindi le sanzioni proporzionali e molto serie, che garantiscano quindi a monte una formazione che oggi è lasciata come obbligo datoriale dall'8108, e da lì partire per parlare seriamente di un cambio di cultura. In alcune nazioni, faccio l'esempio degli Stati Uniti perché mi viene facile come collegamento mentale, ci sono tre stati, la California, New York City e Washington, che hanno come obbligo per le proprie aziende con più di 15 dipendenti di esporre un cartello fuori dall'ingresso con scritto il numero dei giorni da cui non avviene un infortunio. Se vede nei cartoni animati dei Simpson è famoso questo cartello del giorno degli infortuni. Questa cosa pare che restituisca anche nei confronti dei lavoratori una certa attenzione nel cercare di mantenere quel tipo di best practice, di esito positivo, e in un qualche modo sottolinea anche l'impegno dell'azienda a garantire la sicurezza dei lavoratori. Serve a poco, è un palliativo, è un aspetto psicologico che per noi deve semplicemente essere un ragionamento, cioè perché noi non cerchiamo realisticamente, visto che il lavoratore di mettere sul piatto qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che neanche richiederebbe sforzi economici, ma che avrebbe un risultato netto in termini proprio di cambiamento del punto di vista. E questo è. Concludo semplicemente, perché sennò vado avanti fino a domani mattina, quindi io, quando mi invitate, già dovete prevedere quella finestra di 6 ore dove parlo io. Minimo, 6 ore è il minimo. Quindi concludo perché sennò mi cacciano e ascolto.
Vi ascolterò volentieri nel proseguo. Grazie, grazie Stefano. Non avevo dubbi che avresti messo altra carne al fuoco, però molto concreti, perché sono le questioni che viviamo giornalmente come interlocutori dei lavoratori. Sì. Si sente? Ci siamo? No? Continuo? Ok, allora dicevo... Che gusto è? Grazie. Per me la coppetta. Funziona questo, sì. Dunque, dicevo, Stefano ci ha sottolineato diciamo, i danni e i costi che subiscono i lavoratori. Danni al lavoratore, perché spesso mancano proprio gli strumenti. Si parlava del sollevamento dell'ospite, a volte mancano gli strumenti. A volte abbiamo avuto casi recenti, per esempio, che abbiamo vissuto in prima persona assistendo dei lavoratori con le prescrizioni mediche che invece l'azienda faceva finta di non conoscere, di non applicare, per cui provocava un ulteriore danno. Danno alla società, alla società civile, perché comunque quei danni che poi producono infortunio li paghiamo noi tutti, li paghiamo la comunità, per cui credo che questa ragione avrebbe bisogno di approfondire, credo che in futuro sarà oggetto di discussione anche nell'ambito formativo di queste domande e risposte. Ma a volte non ci facciamo solo il danno, o lo subiamo il danno come lavoratori, ma potrebbe accadere che da lavoratori creiamo un danno, probabilmente anche involontario, ma possiamo fare che un ospite preso male o per altre motivazioni ci va giù, ci scivola, ci cade per terra o si combina qualche altra cosa, lo SNALV sta pensando anche a questo. Come tutelare il lavoratore? Lo SNALV ha pensato di mettere in campo una polizza assicurativa per gli iscritti, per gli operatori iscritti alla nostra organizzazione. E a questo proposito, oggi vogliamo presentare questa iniziativa, questa idea che è rivolta ai dipendenti iscritti allo SNALV attraverso una nuova polizza per colpa grave che lo SNALV ha stipulato con Sara Assicurazione per tramite della società GB Sapri. Penso di aver letto bene le iniziali. Su questo ringraziamo l'amministratore della GB Sapri Società per Azioni, Vincenzo Salerno, che lo invitiamo a illustrarci i passaggi fondamentali di questa polizza. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tanto grazie per l'invito e per avermi consentito di poter essere il portavoce di questa nuova iniziativa. Io provo, ma so, eccoci. Allora, mi presento brevemente, mi chiamo Vincenzo Salerno, sono uno degli amministratori del gruppo GB Sapri S.P.A. E GB Sapri è una tra i principali attori nell'ambito del brokeraggio assicurativo a livello nazionale e internazionale. E il gruppo è operativo e attivo sul mercato da oltre 70 anni e grazie all'esperienza maturata in questo lungo periodo di tempo offre ai propri clienti consulenza e assistenza nell'ambito della individuazione, dell'analisi e della gestione dei rischi specifici. Ovvero quello di...
capo alle strutture sanitarie, e l'altra di tipo extracontrattuale per quello che riguarda, scusate, dall'altra parte. Sappiamo che viene meno la possibilità di esercitare l'azione di rivalsa. Un limite nell'ambito del risarcimento, pari al valore della retribuzione percepita nell'anno in cui si è svolto l'evento dannoso, o nell'anno precedente o nell'anno successivo, moltiplicata per il triplo. Quindi la legge impone l'obbligo dell'assicurazione prova. Per una colpa grave, proprio per consentire l'efficacia prova. Del prova. 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 Ok. Credo di sì. Stessa attività può essere svolta anche dalla compagnia che assicura la struttura sanitaria. Obbligo di assicurazione per la colpa grave, che abbiamo detto, quindi stipula di un'adeguata copertura assicurativa che consenta l'esercizio di questa azione con oneri posti a carico dell'operatore. In questo contesto, appunto, SNAL ha posto questa iniziativa proprio per dare un segno concreto di sostegno e valorizzazione del lavoro svolto dagli operatori sanitari. Quindi sicuramente questa polizza protettiva di colpa grave, il che significa che è gratuita per gli iscritti al sindacato, per il tramite di una collaborazione che appunto diciamo di nuova data con GB Sapri, che ha portato alla stesura, alla struttura di un contratto pensato espressamente per gli iscritti al sindacato. Nei contenuti, la polizza si sostanzia di una copertura che consente all'assicurato di essere tenuto indenne da eventuali richieste di risarcimento danni dovesse ricevere in caso di, abbiamo detto, azione di rivalsa da parte della struttura, ovvero di azione di surrogazione da parte della compagnia di assicurazione che assicura la struttura. Non costituiscono quindi sinistro all'interno di questa polizza, perché non sono, diciamo, delle fasi che precedono l'eventuale contestazione della colpa grave, l'azione diretta da parte del terzo, perché abbiamo visto che la responsabilità è imputabile in prima battuta alla struttura, così come le comunicazioni ex articolo 13, ovvero le notifiche di cui abbiamo parlato poc'anzi, effettuate o dalla struttura o dalla compagnia di assicurazione della struttura. I massimali della copertura sono di 250.000 euro per ciascun assicurato, per sinistro e per anno, 1 milione di euro in caso di corresponsabilità, qualora nello stesso evento siano coinvolti più iscritti, quindi più assicurati, e un massimale di 2 milioni e mezzo in aggregato anno, che rappresenta sostanzialmente la massima esposizione per annualità assicurativa. Caratteristiche della polizza sono chiaramente in linea con quello che prevede la normativa, ovvero, posto che non ci sono franchigie a carico dell'assicurato, una retroattività di 10 anni dal primo effetto della polizza, che è le ore 24 del 19 febbraio, quindi attivata di recente, e 10 anni di ultrattività in caso di cessazione dell'attività lavorativa. La polizza opera in regime claims made, il che significa che copre tutte le richieste di risarcimento pervenute durante l'efficacia del contratto, anche se riferite a fatti avvenuti antecedentemente, purché all'interno dei 10 anni del periodo di retroattività della polizza. E il sinistro deve essere denunciato, per sinistro abbiamo detto, intendiamo la contestazione da parte della struttura o della compagnia della struttura del comportamento soggetto a colpa grave,
entro 10 giorni da quando ne ha ricevuto notizia. Inoltre la polizza copre le spese legali connesse al giudizio di difesa che l'assicurato deve sostenere con un massimale del 25% del massimale di polizza, che abbiamo detto è di 250.000 euro in caso di sinistro unico o 1.000.000 in caso di corresponsabilità. Questi nel dettaglio sono i punti focali e fondamentali della copertura assicurativa, poi naturalmente siamo sempre a disposizione per chiarimenti ulteriori e per approfondimenti. Grazie, grazie di nuovo. Grazie, grazie dell'illustrazione ben precisa, puntuale e comunque sicuramente come tutte le presentazioni poi avranno bisogno di maggiori approfondimenti, perché ovviamente questa platea è una platea, se vogliamo, ridotta rispetto ai lavoratori che rappresentiamo, per cui le domande poi nel tempo verranno in modo diretto dai lavoratori ai nostri punti di riferimento nelle aziende, le RSA e le RSU. Io approfitto per spiegare, per chi qualche lavoratore che ancora non conosce bene la differenza tra RSA e RSU, che la RSA è il rappresentante sindacale aziendale che viene espresso su volontà dei lavoratori iscritti ma su nomina sindacale, mentre la RSU viene eletta da tutti i lavoratori nelle sedi operative dove votano anche i non iscritti, per cui più sei bravo a rappresentare gli interessi dei lavoratori, più raccogli, come dire, quello che è il riferimento da parte di tutti i lavoratori in una sede operativa. Credo che è arrivato il momento, abbiamo sentito anche in questa prima parte pomeridiana alcune questioni importanti, anche istituzionali. Diamo la parola ai lavoratori, quelli diretti, quelli che operano. In questi ne abbiamo selezionati alcuni per i tempi che abbiamo, ma ovviamente la piattaforma, prima ancora di presentarla, ci sarà del tempo di attesa dove raccoglieremo attraverso la vostra segnalazione, che può avvenire direttamente alla sede nazionale dello SNAL attraverso i vostri riferimenti o collegandovi direttamente, scaricate il QR code sul vostro telefonino, vi collegate e lanciate tutto ciò che vi può, che pensate sia utile a completare, a integrare la piattaforma che avete letto e che potete scaricare dal sito per poterla, come dire, leggere per bene, osservarla e commentarla. Di questi lavoratori che negli anni, in questi anni, insomma, abbiamo avvicinato, si sono rivolti a noi, c'è qualcuno che nel momento in cui ci ha conosciuto, perché prima non ci conosceva, ha poi deciso di dire non vi lascerò più. Questo non può che farci piacere, che ci aiuta a far crescere l'organizzazione nella direzione della tutela dei diritti, perché a me piace a volte dire sempre raccontare che non è il caso d'Anasti, in questo caso firmiamo il contratto, ma in altre occasioni noi siamo quelli che tuteliamo, facciamo applicare i contratti che non sono firmati da noi. Cioè, spesso succede che i contratti non sono firmati da noi in alcuni settori, però chi li firma non è in grado o non vuole farli poi applicare nella loro interezza. E noi siamo quelli che, per lo spirito sociale di cui parlavamo stamattina, Mariella diceva stamattina nella chiusura del suo intervento, siamo dei pazzi in qualche modo, no? Perché abbiamo sposato questa idea di autosacrificio, se vogliamo. È il caso di dare la parola a un educatore, ma ovviamente ci parlerà dell'aspetto più generale della piattaforma e poi nel particolare del ruolo anche dell'educatore e un suo commento anche rispetto agli educatori professionali del socio sanitario. Diamo la parola e lo invito a salire sul podio a Nicola Chiarello. Parla da là, c'è già il microfono? Può parlare? Ok. Grazie Nicola. Si sente? Ah, eccoci. Allora,
Io vi ringrazio innanzitutto, ringrazio tantissimo lo SNALV perché se oggi, non solo per aver organizzato questa manifestazione, ma soprattutto per avermi accolto all'inizio della mia, quando quello che dicevi prima, di avermi soprattutto accolto e ad aver accolto quelle che sono delle problematiche che da anni esistono nel settore, nel nostro settore. E la problematica, io sono andato a lavorare a Torino, la problematica principale era quella che mi ritrovo subito in un ambiente con un'azienda dove in sostanza lo stipendio non era più quello che io percepivo fino a 10 anni prima, okay? Come educatore professionale. Negli anni, quindi mi ritrovo di fronte a questa realtà, che vedo che ho uno stipendio, partiamo con uno stipendio bassissimo, in sostanza lì vado ad approfondire, mi sono rivolto, tu sai benissimo che io vengo dal sindacato, dalla UIL, un altro sindacato, mi sono rivolto alla UIL, dove ho chiesto come mai le situazioni, come mai avviene questo. Come mai c'è questa realtà che purtroppo, nonostante facessi parte già da tempo del sindacato, tu lo sai, nonostante questo io era disconosciuta, non la conoscevo questa realtà, questa differenza non la conoscevo. E ho cominciato a cercare delle motivazioni, delle giustificazioni, perché c'è questa differenza, come mai? Io sono un educatore professionale, ho un titolo di studio conseguito, si diceva ex decreto 1984, quando ancora gli educatori professionali non esistevano, quando in sostanza esce questa figura. Ci furono i famosi corsi di riqualificazione professionale, la riqualificazione professionale di cui anche oggi sento ancora continuamente parlare, è giustissima perché qualcuno dice gli ambienti, le necessità si evolvono, il tempo eccetera, quindi le diverse problematiche sociali, eccetera, ha bisogno, è chiarissimo, di un ulteriore approfondimento. Però non trovo ancora una risposta ad oggi. Io non sono riuscito, nonostante aver apprezzato tantissimo gli interventi, ma diciamo apprezzato, ascoltato e apprezzato, chiaramente, perché ognuno trova le sue giustificazioni. Però attenzione a non andare a finire in un discorso che ancora oggi io, lavoratore, devo ascoltare delle giustificazioni di fronte a una realtà che non certamente l'ho creata io. Io mi sono qualificato professionalmente, ho fatto i miei 3 anni, ho lavorato e ho fatto il tirocinio nell'azienda sanitaria pubblica. Ho dovuto svolgere un lavoro e tirocinio contemporaneamente, grandissimi sacrifici allora, nel lontano 1995. E in sostanza, ancora oggi, nonostante tutto, io non trovo una risposta. Perché io, educatore professionale, così come tantissimi, eccetera, che lavorano nel privato, che hanno trovato spazio nel privato, debbono essere pagati diversamente. Allora, ecco perché mi riallaccio a un discorso della formazione professionale e la riqualificazione. Mi sono chiesto, forse sarà quello il problema? Forse la realtà è perché io professionalmente sono meno qualificato? Non mi risulta che sia così, perché io sono iscritto ad un albo, sono stato costretto ad iscrivermi ad un albo e giustamente a fare una riqualificazione professionale, aggiornamento, ECM, come fanno tutti gli infermieri che sono iscritti all'albo, eccetera. Quindi ancora lì non trovo una risposta perché io devo essere discriminato. Perché quello che lei, io ho apprezzato tantissimo quello che la segretaria diceva, come avvocato, certamente, io sono un avvocato, parlo di diritto, ha detto, ha concluso, e in sostanza qui si sta discriminando, si sta attuando un'ingiustizia sociale da anni, perché questa è ingiustizia sociale. Non mi sta bene la giustificazione che qualcuno può sostenere, io le mie tariffe sono basse, eccetera, quindi, ma
Ok, la giustificazione sarà pure dovuta, giusta, appartiene ad una giusta difesa, però in sostanza non è la risposta, non è la risposta che oggi si aspettano i lavoratori, perché anche quello che diceva oggi Anaste stamattina, i rappresentanti di Anaste, il settore pubblico è in fallimento. Però attenzione, non vorrei pensare che il settore pubblico allora spende troppo, li paga poco, li paga troppo, allora dobbiamo... Cioè mi viene automatico poter pensare in questa maniera, Cioè lì mi pagano, lo paghiamo troppo, spendono e sono fallimentari, mentre noi riusciamo ad essere in attivo. La cosa non mi convince tanto, perché non è questo. La discriminazione rispetto ad un altro lavoratore con la mia stessa qualifica, con la mia stessa professionalità, di educatore professionale, di infermiere, di OSS, non la giustifica nessuno, non la si può giustificare, perché voi, io nel pubblico, anzi il pubblico che sarebbe colui che dovrebbe dare delle risposte e che invece ancora oggi dice vedremo, faremo, eccetera, questa situazione l'ha creata, è partita a monte, quindi in sostanza ancora oggi non si può dire vedremo, stiamo lavorando, dobbiamo cercare le risorse. No, perché è un tema di ingiustizia sociale, è un tema di diritto, è un diritto leso, è una discriminazione fatta nei confronti dei lavoratori. Questa è la realtà e l'ha fatta il pubblico. Quando si parla di diritto dei cittadini, come cittadino, si parla di diritto di quel cittadino che deve essere assistito da me, educatore, che devo fare sacrifici, mi devo formare, devo confrontarmi con le difficoltà della sua vita, a secondo del momento. E non può essere, giustamente, non può essere inteso soltanto come un fatto produttivo, di produzione. Quando parecchi parlano di, io sento molto spesso dire che cioè quasi quasi mi sento additato come se qualcuno mi dicesse che non sono abbastanza umano, perché la mia professione deve essere fatta innanzitutto come umanità. Sicuramente la mia professione, se non ci metto questo, è difficilissimo da fare, è quasi impossibile da fare questo. Il mio lavoro da educatore, assistere delle persone bisognose, delle persone che sono in difficoltà, delle persone che un domani, come diceva quel signore stamattina, l'ex ministro del lavoro, come diceva Damiano, come diceva lui stamattina, domani sarò io quella persona là. E quando ti sei con queste persone, ti viene automaticamente pensare a te stesso, alla tua vita, ai diritti, a ciò che ti viene tolto e ciò che non ti viene riconosciuto come cittadino. Certo, le risorse si devono trovare, le risorse ci sono, le risorse devono avere priorità nei confronti di quelle persone che sono il disagio, di quelle persone che appartengono a quella classe sociale che oramai è la vittima purtroppo anche di un fallimento di quella società, come diceva il ministro Damiano, che ha avuto tutto dagli anni 70, quella società ha avuto tutto. Ok? Hanno vissuto il benessere, la ricchezza, eccetera, hanno vissuto, ma lì sono argomenti che vanno a legarsi ad un altro discorso che oggi forse non possiamo neanche più affrontare, perché siamo legati da ulteriori condizioni o condizionamenti sociali, e parliamo dal punto di vista economico. Quindi noi dobbiamo pensare come società, dobbiamo ritornare a pensare come società umana, non società di interesse, umana, e partire dal principio che noi cittadini di una società che è sicuramente deve essere responsabile, la società, ok? Altrimenti non saremo più società,
deve porre rimedio. L'uomo al centro, non solo a parole, sostanzialmente. Come? L'uomo al centro, ma non solo a parole, ma nei fatti. Ma certamente hai capito bene, e deve essere al centro dal punto di vista, perché solo se si parte da questo possiamo arrivare ad essere anche più produttivi, come diceva qualcuno, ad essere produttivi, ma bisogna partire da quello e non si può scindere dalla cosa. Quello che diceva prima il professor, diceva il diritto del lavoro. Professore università. Esatto, che molto spesso la normativa è astrattezza, cioè finisce per andare nell'astratto e non vede, soprattutto quella nell'ambito del lavoro, che non vede la realtà, non sente la realtà. Questo avviene quando non si parte dall'uomo, dall'umanità, dall'equità umana. Quando non si parte da questo, dal giusto equilibrio umano, e non si parte da quello, non possiamo pensare a nessuna ricchezza, perché la ricchezza la dovremmo produrre noi. Stamattina, purtroppo, io ho visto che sono assenti le istituzioni, perché purtroppo le istituzioni non ci sono, ok? Io non ho visto la presenza delle istituzioni, una presenza che meritiamo. E da questo punto di vista io chiedo allo SNALV di agire con molta più forza, andare ancora, esatto, alzare molto di più, alzare la voce all'impossibile. La nostra non deve essere, anzi, la nostra non deve essere una richiesta per migliorare una condizione economica nostra, personale, o dei nostri datori di lavoro, ma per rendere giustizia sociale ad un sistema dove non c'è giustizia sociale, e questo parte a monte dai nostri governanti. Grazie Nicola. Scusate. Grazie. Svolgono un servizio pubblico, dice Nicola, che però svolto nel privato in sostituzione del pubblico per convenzione, però non abbiamo gli stessi riconoscimenti. Cosa rispondiamo a Nicola Chiarello, ma in rappresentanza, Nicola, dei lavoratori? La domanda che tu hai fatto è stata la domanda che poi ha dato diciamo anche linfa a questo convegno. Quando oggi noi abbiamo chiamato tutti, appunto perché reputiamo che è un diritto, e qui vorrei passare però ad un campo che l'uomo deve essere al centro, ma dobbiamo anche smetterla di usare questa espressione soltanto ideologicamente, perché spesso e volentieri negli anni si è sentita questa parola. Allora io dico, quando c'è un diritto bisogna trovare tutte le maniere legittime perché questo diritto venga affermato. Io reputo che in una civiltà come quella che è stata dimostrata proprio oggi, bisogna che tutti gli attori si siedano ad un tavolo e cerchino di capire perché e come. Certo, le istituzioni bisogna anche capire, e qui uso una parola di cui mi prendo tutte le responsabilità, bisogna avere anche coraggio anche ad ammettere dei propri fallimenti, e forse avere anche il coraggio di non essere forse ancora in grado di volerne o non essere in grado di voler dare una risposta, o non esserlo in grado di darlo. Io l'unica cosa che dico è questo, che come ho detto oggi non è il primo incontro, o per meglio dire, noi abbiamo iniziato dal 2023, molti di voi ci conoscono anche qualora non ci hanno ascoltato, siamo anche passati ai fatti per difendere le persone. Io con questo non dico che risolveremo tutto, perché faremo un altro nella vita, però sicuramente per quanto ci riguarda, la domanda che tu hai posto al centro dell'attenzione sarà la domanda che in questi mesi sarà da parte nostra portata in tutti i tavoli istituzionali, se ci vogliono ascoltare, come ha detto l'onorevole sottosegretario Bellucci, lo faremo, viceministro, scusatemi, non,
ogni tanto mi sbaglio sulle cose, però mi perdonerete visto anche un po' la stanchezza. Avremo modo e volontà, e tutta la volontà di dare tutte le spiegazioni, mettendo sempre in evidenza una grandissima umiltà. Cioè nessuno conosce il verbo, ok, in questo campo, perché ci sono più fattori. Io reputo che in questo momento non è neanche giusto dire contrapporre pubblico-privato come se fossimo nemici, come azienda e sindaco, non sono nemici, perché siamo tutti nella stessa situazione, ma dobbiamo arrivare a trovare quel punto di civiltà che porta a far sì che la domanda che ci siamo posti oggi finalmente non sia soltanto la solita retorica, ma abbia un punto, una scrittura, una norma che metta fine. Questo è il mio, diciamo... Neanche una rincorsa, perché stamattina qualcuno ci ha ricordato che mentre noi chiediamo, rivendichiamo un adeguamento salariale rispetto al pubblico, c'è un pubblico che da 10 anni non rinnovi i contratti. Io non vorrei che poi finiamo alla rincorsa, nel senso che, no, il, pubblico, per questo che pensavo... il pubblico farà i nuovi contratti e noi siamo sempre dietro. No, Antonio, io volevo soltanto mettere in evidenza che sicuramente alla discussione per arrivare ad una quadra non fa bene neanche le contrapposizioni nette, perché qui stiamo parlando di valorizzazione di diritti del lavoro e quindi come tali dobbiamo iniziare anche ad inquadrarli. Vediamo cosa ne pensa Stefano rispetto... Mettere ulteriore benzina, mettere microfono, ce lo dai. Dicevo, volevo mettere ulteriore benzina sul fuoco perché tra l'altro la sua figura è una figura anche in via di estinzione, perché essendo ex riforma abbiamo tutta una sorta di rinnovamento del titolo di studio, rinnovamento del percorso universitario, con un dato che sentivo recentemente in un incontro a cui avevo presenziato in merito al rinnovo del contratto collettivo delle cooperative sociali, è che non ci sono più giovani che vogliono fare gli educatori. E perché non ci sono più giovani che vogliono fare gli educatori? Perché il settore non è appetibile. Perché non ci sono più infermieri che vogliono lavorare nell'ambito del RSA? Perché il settore non è allettante. Che cosa offre il settore? E un giovane che oggi deve intraprendere un percorso di studi, che ha una passione o che ha una propensione a lavorare con le persone, con i fragili, eccetera, eccetera, nel momento in cui intraprende, e questo lo sentivo da educatori in un contesto, un percorso di studi come quello che ha fatto lui, a un certo punto dice: quali sono i miei sbocchi lavorativi? La struttura, l'ente pubblico o tutt'altro che mi possa portare ad avere una vita dignitosa? Questo è un grosso problema. Perché? Perché la figura educativa, ma il comparto socio-educativo, in questi anni ha subito una rivoluzione abbastanza importante, e non solo sono richieste le figure infermieristiche, ausiliari, discorrendo, ma gli educatori non ce ne sono più. Mancano gli educatori nelle strutture, mancano gli educatori nella parte disabili minori, mancano gli educatori nella parte disabili adulti, e c'è un gigantesco caso che io non ho sentito in altre discussioni, salvo oggi o in altri tavoli ristretti, che va sollevato. E mi ricollego 3 secondi per aggiungere polemica, così abbiamo argomenti per i prossimi 10 convegni. L'ADI, legge 33, l'assistenza domiciliare. Ma siamo seriamente convinti, cioè io mi rivolgo ai lavoratori che conoscono quanti altri lavoratori sono nel settore, ma siamo seriamente convinti che riusciremo a sostenere la richiesta di ADI dal momento in cui si punterà a quello come soluzione per il bisogno del disabile curato a domicilio, dal momento in cui abbiamo carenza di risorse nelle RSA? Che sono circostanze in cui un lavoratore prende, si reca in un luogo, fa 7 ore di lavoro e smonta, confronto un ADI dove io a Milano o a Roma, provate a fare a Roma da qui a 8 chilometri, a metà mattina, praticamente fate 2 interventi, avete impiegato una mattina, avete assolto 2 necessità di un'ora e abbiamo concluso la giornata. Quindi quel lavoratore lì sarà stato pagato per il suo impegno, non chi ha erogato il servizio avrà speso una marea di soldi, l'ente pubblico che perde 50 milioni all'anno. Il privato avrà avuto 2 assistenze complessive, l'operatore sarà super frustrato perché si sarà fatto traffico e magari problemi personali e lo stipendio che non è adeguato. Insomma, quel modello è idoneo solo per chi
non pratica quel modello, perché se c'è qualcuno che ha fatto ADI, che ha fatto SAD, quindi l'assistenza domiciliare integrata e via discorrendo, potrà testimoniare che è poco funzionale pensato in gigantesca scala come unica soluzione. Per questo che questa mattina abbiamo puntato il dito sulla inadeguatezza. Perché? E qui è proprio il cane che si morde la coda. Certo. Se noi pensiamo che qualsiasi figura di lavoratore è indispensabile, noi a questo dobbiamo dare tutte le attrattive affinché in realtà voglia amare e continuare quel lavoro. Ma se questo non ce lo poniamo, fa anche sorridere quando anche oggi l'assessore, per quanto riguarda la regione, mi parlava di aumento di assunzioni. Ma dove? Come? Che qualità è quell'assunzione? Cioè l'assunzione a breve termine non dà... Io in platea c'è una parte datoriale che conosco che rappresenta il Piemonte. Se per caso vuole intervenire, sono ben contenta perché portiamo anche altra... io reputo che quindi quello la domanda che stiamo ponendo alle istituzioni non sono delle domande... come posso dire, soltanto di tesseramento, chiamiamolo così in termine sindacale, sono invece domande di civiltà, di continuazione del lavoro. Ed è qui soltanto che il fatto che oggi per impegni istituzionali pregressi non siano venuti, beh, questo ci fa tanto pensare, ma su questo non vuol dire però arrendersi o farsi scoraggiare. Assolutamente, come vedete non ci smentiamo, nel senso che non abbiamo chiamato i lavoratori a fare la loro relazioncina, ma è un confronto, non servirebbe a nulla. È una discussione, no? Non il solito convegno, no? Per cui vieni, parli, poi te ne vai e finisce lì. Questo è stato detto da Mariella stamattina, l'ha ribadito adesso, continuerà in questa direzione, in questo senso. Mancano risorse economiche, ma mancano figure professionali, è stato anche ribadito un attimo fa, e se mancano le risorse, sia economiche che umane, cosa pensano le aziende? Spesso, dico spesso perché sempre di più, aumentano le richieste di prestazioni lavorative promiscue, per dire ognuno fa tutto quello che bisogna fare in una struttura al di là della professionalità, della qualifica che ha e quindi della mansione che deve svolgere. Ecco, ci racconta qualcosa su questa tematica Carmine Fazzone. Dove sta Carmine? Non ce l'ho. Luca Giannelli, ok. Giannarelli, scusami. Sì, salve a tutti. Vi ringrazio innanzitutto per aver istituito questa assemblea e per aver portato all'attenzione di chi di dovere le problematiche cardine che, diciamo, affliggono tutti noi professionisti del settore privato. Io quest'oggi sono qui, diciamo, essenzialmente per puntualizzare su problematiche che sono state già affrontate questa mattina, in particolar modo sui termini contrattuali che vengono applicati a noi tutti, dipendenti del settore privato, e sulla forte carenza di organico che oggi come non mai affligge il nostro settore. Volevo partire condividendo con voi tutti una mia personale esperienza. Io sono un infermiere, mi sono laureato essenzialmente da poco più di un anno e al termine del mio percorso formativo decido di cercare essenzialmente lavoro. Trovo lavoro presso una RSA, una struttura privata accreditata,
E al termine del primo mese ricevo, come di consueto, il compenso, diciamo, un compenso economico per il lavoro prestato. A una prima vista, guardando la busta paga, senza mai aver visto una busta paga, mi sembrava una somma piuttosto magra, una somma piuttosto scarsa. Decido quindi di approfondire la questione per vedere se eventualmente ci fossero stati degli errori nel calcolo della retribuzione. Decido quindi di avvicinarmi alla sigla sindacale, allo SNALB, qui sono tuttora iscritto, per far luce appunto su eventuali errori retributivi. Poco dopo scopro con immenso spiacere, con immenso rammarico, che l'azienda per cui io tutti i giorni vado a lavorare applicava un contratto scaduto da parecchi anni, contratto risalente al 2009. Quindi l'azienda per cui lavoravo essenzialmente, facendola breve, si teneva parecchi soldi miei e di tutti i miei colleghi, soldi che sottraeva tutti i mesi dalle nostre tasche. A seguito di battaglie legali affrontate grazie al supporto del sindacato, siamo proprio riusciti a far applicare un contratto non scaduto, vigente, quindi valido. Sono orgoglioso di questa cosa perché sono riuscito appunto con il supporto del sindacato a migliorare la mia e altrui realtà lavorativa. Grazie. C'è ancora molto da fare, come abbiamo detto questa mattina, sebbene ci sia stato applicato un contratto regolare a norma di legge, ma ripeto, c'è ancora moltissimo da fare perché la differenza retributiva purtroppo tra privato e pubblico, come abbiamo ben visto, è ancora troppo alta. Se ricordo bene, sono più di 4.000 euro annuali che ci vengono sottratti, che non ci vengono riconosciuti. E se facendo per esempio il calcolo in 10 anni, sono più di 40.000 euro, che 40.000 euro, diciamo, magari può iniziare, io che sono giovane posso pensare magari di iniziare a aprire un mutuo per comprarmi una casa, per diventare indipendente, ecco. Quindi si parla di parecchi soldi. La seconda tematica su cui volevo puntualizzare è essenzialmente la carenza di organico che affligge il privato. Ad oggi in Italia, come ben sappiamo, ci sono molti soggetti in età senile o che nel prossimo futuro entreranno in questa età, in questa fascia d'età. Ad oggi si parla circa del 24%, tra 10 anni sarà un numero ancora più grande, si parlerà di circa il 34%, e sarebbe proprio necessario iniziare a prendere proprio seriamente la questione, quindi iniziare a erogare fondi, proprio assumere tanto, perché le persone ci sono, sono qualificate, sono valide, sono pronte per farlo. Spero nell'impegno delle istituzioni affinché si possa arrivare a condizioni di lavoro migliori per tutti. Inoltre ci tenevo a precisare che per arrivare a raggiungere tutti questi obiettivi è altrettanto necessario, secondo me, rendere nuovamente attraente la nostra professione, non solo la mia di infermiere, ma anche quella, per esempio, di operatore sociosanitario, di fisioterapista, scusate se mi dimentico qualcuno, e si può fare essenzialmente focalizzandoci su questi bellissimi tre punti. Primo tra tutti, secondo me, l'adeguazione degli stipendi. Oppure anche, per esempio, aprire le università
togliendo il numero chiuso, togliere tutti quegli ostacoli che impediscono, diciamo, un aumento potenziale di organico nel nostro settore privato. Grazie. Grazie a Luca. L'inversione di scaletta, perché mancava chi doveva risponderci sulle mansioni promiscue, ma riprenderemo questo ragionamento. Luca ha fatto da sé, si è presentato, è un infermiere, opera in Toscana, e quando si dice che i giovani fanno la differenza, la notiamo da come ci ha rappresentato Luca in quello che ha raccontato, ma in quello che ha fatto. La differenza è che non si è posto il problema: ma sai, forse se dico qualcosa mi tolgono dalla struttura, mi licenziano, mi mandano via. Si è posto un problema di diritto, si è posto un problema di dire: la mia busta paga non è adeguata a quello che faccio. E allora ci ha dato la possibilità in Toscana di parlare, di denunciare il cosiddetto dumping contrattuale, dove, lo ha ribadito lui, si applicava un contratto che era scaduto da anni e non si applicava il contratto da noi sottoscritto. Grazie ancora Luca di quello che hai fatto e di quello che farai ancora con la nostra organizzazione. Ok, part-time involontario sta anche nel fatto della promiscuità di mansioni, quindi aggiungiamo un altro tassello: mansioni promiscue, fai l'infermiere, poi vai a fare anche l'OS, qualche volta l'infermiere dice: ma io non lo faccio l'OS perché non è la mia professione. Allora ti metti in una situazione, in una condizione in cui sei la pecora nera della struttura, e questo può capitare anche che vieni assunto con un contratto part-time, te ne parlava anche stamane, però ti chiedono di fare, diceva Damiano, non lo straordinario, ma anche oltre lo straordinario. Questo significa che una parte di quello non verrà retribuito. Su questo Mailinda ci dirà qualcosa. Mailinda è in Liguria, in questo momento, malgrado gli altri titoli che ha, si occupa della refezione, quindi sta in cucina, però ci dice cosa succede. Abbiamo diritto di lavorare, ma anche in un ambiente sano e sicuro. E questo è un nostro diritto che per prima dobbiamo prendere. La mancanza del personale, una delle cause, fa modo di causare il promiscuo delle mansioni. Perché? Perché se mi manca l'OS io metto l'ausiliario, se mi manca la cucina metto la ragazza delle pulizie, mi manca un altro e non cambio con l'altro, mi manca chi, parliamo sempre delle strutture, chi deve comunque somministrare, prendiamo l'animatore, prendiamo il fisioterapista pure, perché manca. Questo perché? Manca il personale, sì, ma perché comunque le aziende non vogliono assumere, perché con tanti part-time che fanno sono dei full-time fantasmi. E lo stesso anche chi è full-time oltrepassa quel limite lì. Passando quel limite lì, passiamo su quello che si diceva prima, tante ore forse non verranno pagate. Se permettete, se devo fare volontariato decido io dove andare, ma non mi viene imposto. Allora, uno dei punti, intanto una per volta, perché comunque bisogna fare così, bisogna comunque legare un anello lavoratore e il datore di lavoro, perché uno e l'altro non sono nemico, sono due cose che vanno a pari passo, perché uno non può fare niente senza l'altro e neanche l'altro senza l'altro. Intanto cominciamo a prendere i nostri diritti a qui, tutelare le nostre ore. Posso capire, ci sta il momento di crisi che non ce n'è di personale, va benissimo, lo posso accettare in questo momento. Però se io devo da un part time
perché il datore di lavoro non la vuole fare full time perché si incarica di tasse, mi deve tutelare le ore in più. Le ore in più è lo strumento di banca ore. Banca ore che devono essere tutelate e comunque messe nella busta paga come sono ferie e permessi. A quel punto lì è comunque un strumento sì per il datore di lavoro, se gli manca comunque il personale e deve organizzare il lavoro in meglio di tutti, sia per l'utente sia per i lavoratori, sia anche per se stesso, perché giustamente noi guadagniamo ma anche loro devono guadagnare e questo lo capisco. Se io che sono part time posso accettare di farti le ore in più, io devo avere la garanzia. E già quello mi permette che, ok, lo faccio. Come lo faccio io, lo fa l'altro, lo fa l'altro, lo fa l'altro. Viene divisa un po' su tutti. In questo momento non viene fatto per due motivi. Uno, perché c'è chi magari è un po' come me, che dice no, io non te lo faccio perché non mi compete, perché non sono tutelata. E c'è chi, per la paura, e torniamo al discorso di prima, dell'inizio, dove il lavoratore purtroppo ignora i suoi diritti. Ignorando i suoi diritti vive con la paura e con il terrore che il datore di lavoro può avere certi atteggiamenti, a cui da essere allontanato o comunque cambiare turnistica o comunque essere in balia a quello che come si alza il datore di lavoro. E allora a questo punto si approfitta. C'è un detto in latino, dividi e impera. Perciò se si gioca questo gioco andiamo in rovina tutto. È un altro detto che magari non è bello in questo detto così, però l'unione fa la forza. Perché se tutti dobbiamo guardare nello stesso obiettivo, il datore di lavoro è anche il lavoratore, dobbiamo dare un servizio meglio possibile, ci dobbiamo accordare, mi deve dare delle garanzie a me lavoratore, e idem lo stesso io quando vado a lavorare vado comunque con una serenità, comunque con una tranquillità e comunque riesco a dare il meglio, perché la mia ansia va comunque sull'utente già prima, e già non rendo perché io, l'utente è agitato, vuol dire l'infermiere magari essendo agitato andiamo a... Cioè dobbiamo creare un benessere un po' per tutti, però andando comunque a pari passo, perché né uno sta in alto e né l'altro sta in basso. Siamo così, perché il datore di lavoro senza il lavoratore non va da nessuna parte. Penso come anche il sindacato senza iscritti e viceversa. Perciò le cose devono andare, cominciare a, comunque come avete detto prima e sono felice di sentirlo, di istruire comunque un po' anche il lavoratore nei diritti, perché non deve avere paura di chiedere di quello che è di diritto, perché se deve avere comunque una contestazione disciplinare, io so di avere, come chiamo io i sindacati, il mio avvocato, cioè io mi vado a tutelare. È questo che devono imparare. Si è perso, e ve lo dico una che non è vissuta in Italia, non ha conosciuto nella sua vita i sindacati. Ho imparato un po' la storia. Il sindacato, quello che era tanti anni fa, sta scomparendo e spero forse con voi nasca. E spero che anche i lavoratori prendano fiducia, perché comunque in un ambiente di lavoro, quando si parla dei sindacati, li vanno ad ascoltare al momento che hanno l'acqua alla gola. Non vanno, così a frequentare, a capire quello che è, perché questo? Perché non ce n'è fiducia, perché se ne fa sempre e comunque quello che conviene per la maggior parte al datore di lavoro. A questo punto no, cominciamo a tutelare comunque, sì ci sono i contratti,
va bene, però i contratti sono per una parte, perché a sto punto o li si vieta a un datore di lavoro di dare oltre, ma proprio divieto totale, oltre a quelle ore che ha un part time, oppure se mi deve dare delle ore in più me le deve tutelare. Questo glielo dico proprio per esperienza personale. In 7 anni i miei colleghi, me compresa, abbiamo perso migliaia di ore fatte in banca ore. Migliaia. E per di più all'ultimo anno, dove i colleghi hanno lavorato per mesi e mesi senza stipendio. Ore in più, turni su turni, mettendo comunque anche a rischio la loro salute, perché quando te ne fai anche 24 ore di turni, rischio. Ok. Questo, li dico, è stato un sacrificio che hanno fatto per tenere a galla la situazione, comunque la struttura, perché stava andando. E ci siamo riusciti piano piano, e piano piano stiamo andando avanti. Ma queste ore che il datore di lavoro ai tempi si dice sì sì, poi se a fine anno non sono smaltiti ve la paghiamo, se voi avete visto qualcosa, perché noi non abbiamo visto niente. E a questo punto io sono la prima che ho detto: signori, sapete che la banca ore è un strumento per voi, nelle strutture vi serve? Sì, ok, se lo volete dovete chiamare e firmare, messo in busta paga, se no mi dispiace, non ci sarà nessuno a lavorare oltre, e se vi serve il personale andate nelle agenzie, prendete quello che vi serve, perché noi non ci saremo più. Ma un strumento che fa bene al datore di lavoro, perché evita appunto di andare a fare dei contratti magari di un mese, due, e spendere dei soldi. Per il lavoratore, a termine di 6 mesi solari, a giugno, che siamo avanti alle ferie, avere qualche soldo in più che vengono monetizzati fa comodo. Come a fine di anno, 31 dicembre, gli fa comodo avere ancora qualche soldo in più. Perché? Perché comunque abbiamo il conguaglio, perché comunque siamo sotto le feste, comunque famiglie che vanno avanti, comunque con un stipendio, gli fa comodo avere, non so, 200, 300, 400 euro, no? Perché a volte quando arrivano il conguaglio ci troviamo magari da 1.200, che può essere stipendio, e troviamo magari 600, 700, come facciamo ad andare avanti? È uno strumento però che dovrebbe essere tutelato e messo proprio ben chiaro. È che se il datore di lavoro non lo vuole o comunque salta l'accordo, che gli si toglie, che poi vada a cercare altrove l'appoggio, perché il lavoratore già si mette. Ci sono dei lavoratori nella mia azienda che si sono messi a fare il part time per problemi familiari a 139 ore, si sono trovati a 180 ore sul piano dei turni, e mi dice: ma io non posso, me l'hanno messo lì, sono obbligata a fare. Grazie. Approfondiamo. Dove sono i bodyguard? Approfondiamo la contrattazione di secondo livello, sostanzialmente. Regolamentiamo anche la banca ore, ma tanto altro. Ritorniamo a fare sindacato, dicevi, perché facciamo un distingo. Tu hai parlato all'inizio, utilizziamo i legali quando non riusciamo a contrattare. Non scambiamo il sindacato come il legale del lavoratore. A me piace dire che noi siamo i consulenti dei lavoratori. Così come le aziende hanno i loro consulenti, il sindacato deve essere il consulente dei lavoratori, perché il lavoratore, c'è una pecca, e spesso noi lavoratori non conosciamo i nostri contratti. Cioè siamo un po' pigri a leggerci il volumetto del contratto, quali sono i miei diritti, i miei doveri. A volte rivendichiamo diritti che non esistono o che ce li inventiamo, e allora il compito nostro è spiegare ai lavoratori che quello è un diritto che non si può esercitare. Allora ritorniamo a fare, abbiamo detto formazione, ma ritorniamo a fare la contrattazione.
non la contrattazione laddove alcune organizzazioni non hanno iscritti, però firmano gli accordi erga omnes, cioè applicabili a tutti, anche laddove non ci sono gli iscritti. Non ci tiriamo indietro, segretario, rispetto alla rappresentatività, ma partiamo dal fatto che facciamo le RSU dappertutto, perché non basta scrivere sul contratto che la democrazia partecipata significa fare le RSU, però laddove CGIL e CISL e GUIL sanno di perdere le RSU, non le fanno le RSU, lasciano le RSA, perché ho detto prima, sono espressione diretta del sindacato. Su questo tema io penso che siamo d'accordo. Io infatti questa mattina, quando ho accennato la vostra presenza, ho messo in evidenza cosa vuol dire rappresentatività, no? Perché anche lì, quando dico che ci vuole un sindacato moderno, che non è una questione anagrafica, oltre a essere anagrafica, ma è un sindacato che deve rispondere più ad una società in cui vive. Quindi non si è rappresentativi perché sono nata prima o perché c'ero soltanto io. Sono rappresentativo perché esprimo il pensiero dei lavoratori che si rivolgono a me. E questa è l'idea. Ecco la presenza e l'importanza della vostra presenza oggi, che non deve essere soltanto, vi dico, questo spot, ma dovrebbe essere sempre così, come abbiamo fatto spesso in aula. Quando ci siamo confrontati, grazie proprio anche al lavoro di Vincenzo Ciccone, che è il confronto, perché spesso e volentieri non è la decisione ultima del sindacato, noi siamo soltanto, abbiamo il vostro mandato, non siamo gli esecutori di un qualcosa senza il vostro mandato. Forse anche in questo ultimamente il sindacato ha perso un attimino di vista, no? Perché alcuni sindacati si sono anche arrogati il diritto di prendere una decisione, darla per buona perché avevano il diritto di prenderla. Anche qui bisogna cambiare. E da lì dove nasce, come dicevi te, quello che tu dici, l'unione fa la forza, qui invece è invece un detto che sta bene. Perché? Perché se tu ti senti informato, ok, sei molto più propenso a venire da me per raccontarmi quella certa situazione e insieme tradurla in una soluzione poi. Ma se tu non sei informato, non puoi neanche sapere se quel diritto ti è negato. Perché non è soltanto leggere il contratto, perché sfido, ok? Perché non è la cosa più bella, ecco. Ma sono cose basilari, cioè la banca ore, sapere che c'è uno strumento. Però io vorrei capire una cosa, quanti sanno che su quel contratto è stata disciplinata la banca ore? Io adesso non parlo soltanto delle persone qua, e come si utilizza. Ecco perché è fondamentale che si riprenda a parlare di lavoro, di formazione, ma la formazione deve partire dagli ambienti di lavoro, perché altrimenti parlarne tra di noi che facciamo tutti i giorni il dirigente sindacale non serve a nulla. Perché siete voi che dovete portare le istanze in modo tale da poterle tradurre. Soltanto lì riusciremo a trovare quello che si dice veramente sindacato. Che poi sindacato, io lo dico sempre, mi piace tantissimo, deriva dal greco, che vuol dire giustizia insieme. E io reputo che questa dovrebbe essere, diciamo, il vero termine da ridare al sindacato in modo tale che ognuno di noi si appropri. Poi qua non si sta facendo questione di tesseramento, ok? Qui è giusto che ci si riprenda un attimino che cosa vuol dire essere iscritti ad un sindacato e cosa vuol dire essere rappresentati da un sindacato. Veloce, veloce, in modo che ci avviamo poi alle conclusioni. Si fanno, non si stabilizzano i lavoratori a tempo pieno, lo chiedo alla parte di Asnali, al rappresentante di Asnali. Forse perché c'è un risparmio sull'aspetto contributivo? C'è un'altra questione che è legata proprio ai turni di lavoro, nel senso che nel momento in cui io ho un turno in matrice di quinta, si chiama, cioè ho un lavoratore che effettua normalmente turni diurni, pomeridiani, notte, smonto e riposo, nella somma delle ore mensili non si arriva alle 165 ore o alle 164 in base alla contrattazione collettiva.
Quindi esiste una problematica relativa anche al fatto che all'interno del blocco turni debba esistere un'organizzazione tale che consenta per il numero tale di ore di raggiungere quello, perché se ne raggiungono circa 156 con un turno in matrice in quinta, poi c'è quello in quarta, quello in sesta è improbabile nelle circostanze del RSA. Quindi che cosa accade? Accade che se un'azienda ha un turno superiore alle 7 ore in matrice di quinta dovrà avere un turno intermedio da 5 ore, cioè è una questione organizzativa non semplice da superare. Quello che probabilmente accade da loro, senza entrare nel merito specifico, è che c'è anche un problema di reperimento delle risorse, perché a fronte di una contrattualizzazione che corrisponderà plausibilmente al minutaggio assistenziale, perché di quello si tratta, cioè l'azienda contrattualizza sulla base del minutaggio assistenziale e di meno non può, quindi il minimo. Senso, certamente contrattualizzerà al minimo, perché sennò non ha i requisiti nella rendicontazione mensile, cioè, che viene fatta all'ente pubblico. Chiaramente c'è un'incidenza di assenza, infortuni, malattie, ferie, chi più ne ha più ne metta, che fa variare quella che è un'ordinaria organizzazione. Quindi, per riprendere e rilanciare una parola in latino, in media stat virtus, cioè la ragione sta nel mezzo poi alla fine, perché da una parte la richiesta della collega, per me sono tutti i colleghi, io chiamo tutti i colleghi perché se lavoriamo nello stesso comparto, la richiesta della collega è assolutamente legittima, la richiesta dell'azienda deriva da una circostanza oggettiva, cioè c'è una grandissima difficoltà di reperimento delle risorse. E aggiungo, se sei in una grande città è praticamente impossibile lavorare nel settore, diciamo, in un contesto di metropoli. Come fai a vivere in una città come Roma o come Milano, faccio due esempi a caso giusto per dire, con questo tipo di stipendio in contesti in cui una stanza ti costa 600 euro una stanza? O se abiti fuori, sei un super pendolare, che a quel punto lì dici, prima occasione vado altrove, perché chiaramente la tua qualità di vita è terribilmente più bassa. Dico un'ultima cosa, poi mi taccio perché capisco che l'orario non sia più, non sia più consono. Ho sentito più volte ribaltare il discorso anche dal collega infermiere sulla questione, l'obiettivo è uno dei nostri cartelli di oggi, lo stipendio equiparato tra pubblico e privato. Il problema qui forse è un altro ancora, cioè io parlerei di stipendio adeguato in generale, perché il pubblico che tipo di trattativa fa con se stesso? Cioè, vediamo come faremo a fagocitare tutto il settore privato? Ah, offriamo più soldi, ah, ottima idea, e fai debito, 50 milioni l'anno. Il privato che ha formato, che ha investito sull'operatore, sul lavoratore, sul tirocinante, gli ha fatto fare il tirocinio, gli ha proposto, immagino che magari è capitato così anche a lui, da un tirocinio, è capitato che si è fermato magari a lavorare in RSA, giusto? Ecco, quindi ha investito anche nella figura tirocinante, a un certo punto lui potenzialmente potrebbe avere una proposta da un ente pubblico, passare dal pubblico, che si mangia via il settore privato, e il settore privato non viene finanziato, viene esautorato dalla forza lavoro, viene praticamente distrutto dall'ente pubblico stesso, il quale, come dicevo oggi giustamente Capurso, lo gestisce, perché di fatto sta accadendo questo, e quindi dobbiamo incominciare, secondo me, a cambiare un attimo anche il punto di vista da cui guardiamo le cose. E io apprezzo tantissimo nella parte della SNALV e della Consol in generale il fatto di fare quella pressione politica che io non vedo solo, diciamo così, dalla parte dei lavoratori, ma lo vedo come pressione politica pro settore, perché si è capito finalmente che se non si va a contrastare tutti insieme, datoriale e lavoratori, un concetto, non si riuscirà mai ad arrivare, perché SNALV o chi per esso chiederà alle aziende migliori condizioni, le aziende diranno ma noi non abbiamo le possibilità. Quindi cosa si fa? Si va tutti da coloro che gestiscono le nostre vite, i nostri portafogli, sostanzialmente. Come sempre non siamo sempre d'accordo su tutto, nel però senso che il minimo previsto dalle regioni, dai regolamenti, non deve essere inteso come il massimo, no, certo. Perché ne va di mezzo la qualità del servizio. No, certo. E tutte le aziende, chi di più, chi di meno, rappresentano queste problematiche che stiamo raccontando, che ci stiamo rappresentando. Dorina Vuxasini, okay?
Luxani, scusami Dorina, fa un'esperienza su Torino, poi cambia, rimanendo sempre su Torino, cambia azienda, dice ok, prova ad andare in un'altra azienda perché penso di stare meglio. Stamattina, ieri sera, mi raccontava la scelta com'è andata, beh, nel settore la meno peggio, per cui nella meno peggio, parità o disparità retributiva, cosa cambia, cosa ti aspetti? In quell'aspetto è sempre uguale in tutte le strutture, quindi non cambia, è cambiato un po' la qualità di vita. Io non ho preparato un discorso, ma voglio riportare un'esperienza personale. Prima lavoravo in una comunità di tipo CRP e una cosa che ho notato è che non c'è una divisione di... Sono un po' emozionata. Non ti preoccupare. Faccia. Non c'è una divisione di ruoli, quindi ti trovi a fare l'educatore, ma in realtà non fai l'educatore. Fai l'infermiere perché devi somministrare le terapie. Fai il cuoco perché devi cucinare, fai la colf perché devi pulire, quindi viene sacrificato l'operato educativo. E in un turno giornaliero l'educatore lo puoi fare per 30 minuti o addirittura niente. E quindi questa problematica che io vorrei riportare. Quanti posti letto avevate? 12. E questo è il problema che dicevo prima, cioè esiste una realtà che... Come le comunità che hanno una serie di problemi insuperabili da questo punto di vista, perché viene a meno la figura professionale perché deve sopperire a 100.000 mansioni diverse. 12, poi ti ritrovi due operatori di cui rimani da solo in struttura e l'altro operatore deve fare tutto il resto. Era una comunità a ciclo residenziale 24 ore su 24? Sì, una comunità di minori. Ok, e... quanti operatori totali? 4.5? Giornalieri due. E notturno, notte passiva? All'inizio senza la notte passiva e gli educatori facevano la notte attiva, okay. E dovevi fare tutte le mansioni, come dicevo prima, le pulizie. Comunque sotto organico, certo. Sì, assolutamente. Eravate sotto organico in ogni caso, sì. Okay. 4,5 è il numero di base, quindi senz'altro... oltre lo stipendio che non era adeguato, quindi per una persona che vive da sola è impossibile... certo. Avere una qualità di vita normale, quindi ti trovi oltre un monte ore di 180 di trovare un secondo lavoro. Io attualmente ho due affidi, adesso lavoro in un centro autistico, quindi un po' la qualità di vita è cambiato. Mm-hmm. Ci sono delle cose che non funzionano, però non come nelle comunità. Le comunità, secondo il mio punto di vista, è il peggiore per un educatore. Un grosso problema. Che contratto collettivo avevate? All'inizio avevo Anaste, adesso sì? Ho un EBA. Ok. Grazie Dorina. Una testimonianza reale, come vedete. Ma tutto questo, questi problemi che sono stati rappresentati, che sono stati alla base della piattaforma, c'è il rischio che provocano una ricaduta psicologica sui lavoratori e non solo, anche sulla gestione familiare, perché spesso ci portiamo i problemi che viviamo sul posto di lavoro, ce li riportiamo a casa e non vorrei utilizzare quello che è stato utilizzato durante il dato utilizzato durante il Covid, cioè famiglie che si sono divise perché stavano di più a casa. Però probabilmente questo incide sulla situazione vita-lavoro, cioè i tempi da dedicare a se stessi e alla famiglia. Ecco, su questo Massimo Rizza, che viene dalla Sicilia, ci dirà qualcosa. Allora, buonasera a tutti, sono Massimiliano Rizza, vengo dalla provincia di Caltanissetta, dalla Sicilia, in rappresentanza della SNALVE. Sono un tecnico dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, prima per il terzo settore, oggi sono un dipendente pubblico, quindi posso fare secondo me anche un po' la differenza, tra virgolette. Ringrazio la SNALVE perché ha dato una grossa opportunità. Devo dire che sono orgoglioso di partecipare a questa giornata perché prima che io mi avvicinassi
alla SNALV, chiaramente come tanti presumo, che non conoscevo neanche, grazie a un mio carissimo amico che è Manuel Bonaffini, che mi ha fatto accostare, avvicinare, addirittura prendo uno sportello dell'ascolto a San Cataldo, di cui io sono anche uno dei volontari, e questo mi ha permesso di avvicinarmi, diciamo, a delle problematiche anche di alcuni lavoratori, ma anche perché faccio il formatore, quindi in parte conosco anche quello che riguarda il personale sociosanitario, principalmente degli ossi, chiaramente. È ovvio che vengo chiamato e non voglio chiaramente né dilungarmi né distogliermi da quello che è realmente il concetto di oggi. Ringrazio perché tantissimo la SNALV. Intanto quell'opuscolo che è stato preparato, il quale io già da giorni avevo letto, ma ieri sera ho passato tutto il tempo a leggerlo e a rileggerlo, dove vedo all'interno tanta preparazione, umanità, informazione e conoscenza. Quello che diceva anche la ragazza poco fa è un po' quello che sta accadendo nella politica, cioè l'allontanamento dalla politica tanti ha portato all'allontanamento dai sindacati, perché c'è questa poca fiducia, quella che io non trovo nella SNALV, ma non perché sia di parte, perché non la conosco da poco, però perché credo effettivamente a questo sindacato per quello che fa. Lo vedo, tra virgolette, non voglio essere frainteso, vergine, un po' come una spiaggia dove ancora non è stata, tra virgolette, inquinata. I pro e i contro ci sono ovunque, in tutti i sindacati, in tutti i lavori che possono essere anche sia nel pubblico impiego che nel privato. Si parla tanto di RSA, quasi dimenticando che esistono le famose IPAB, istituti pubblici di assistenza a beneficenza del 1890, che grazie a Crispi hanno fatto quello che hanno fatto, dove ci sono state le varie trasformazioni, appunto, diceva la Colf, l'ausiliare e così via, oggi fino ad arrivare l'osso e così via. La promiscuità che viene specialmente nei privati è proprio anche legata alla mancanza delle figure professionali. Questo crea un forte disagio, disagio interiore. Io la chiamo, con quello che abbiamo fatto stamattina, dedicando la morte di quei lavoratori, esiste una morte dell'anima. È la morte dell'anima che tanti operatori sanitari, parlo sociali, educativo e sanitario, quindi tutti quelli che fanno parte di questo habitat, tra virgolette, ne soffrono. Ne soffrono perché intanto manca innanzitutto i famosi corsi di cui parliamo tanti. Non so se voi sapete che oggi OSSE, che fanno parte ancora piuttosto del ruolo tecnico e non del ruolo sanitario, perché si aspetta ancora la realizzazione della famosa legge Lorenzin, e che fanno parte di una categoria, tra virgolette, quasi dimenticata, ma ricordata solo nei momenti, appunto, come dicevamo, del bisogno, del Covid, ha peggiorato questa situazione, perché ha creato questa forma di sindrome di burnout chiamata bruciarsi. Il fuoco cosa fa? Se non mettiamo l'acqua si brucia, no? Allora questo personale che decade, non è che soltanto si ammala la persona, perché abbiamo tante casistiche anche di problematiche psicologiche, non sto per scherzare, abbiamo casi di schizofrenia, perché questo poi cosa procura? Procura un disagio personale, familiare, perché poi ricade nella famiglia, ma ricade anche nel lavoro, perché all'interno, spesso nei privati, se non esiste una riunione d'equipe, si parlava oggi l'assessore, se non sbaglio, servizi sociali o sanitari di Roma, parlava, tra virgolette, del Lazio. Del Lazio, parlava chiaramente che di un PAI, il famoso piano di assistenza individuale. Esiste il PEI, non soltanto questo, ma dovrebbe esistere anche principalmente per gli operatori. Si parla tantissimo di quello che accade negli ospedali, nei pronto soccorsi, le famose aggressioni, ma anche all'interno di queste strutture bisogna avere a che fare con persone che possono appunto adoperare e aggredire tutto il personale che sta all'interno. Questo perché? Perché manca questo famoso interesse che c'è nei riguardi del personale. Ora, questo che cosa vuol dire? Uno Stato, per veramente poter funzionare, si sono elencate moltissime cose qua che sono poi un po' legate. Io dico che se manca la scuola, e quindi scuola, formazione, che è fondata, la sanità e la legalità, la giustizia, sono tre elementi fondamentali. Se voi ci pensate per un attimo, tutto quello che anche noi abbiamo detto è all'interno di queste tre cose. Cioè, uno Stato, se non ha questi tre pilastri fondamentali, che non le fa funzionare, perché non funzionano, parlano di risparmi, e sto per concludere, cioè che non trovano i soldi per l'RSA. Vi ricordo, io parlo della regione Sicilia, che sono nati
nessuno me ne voglia, ulteriori associazioni, cooperative per creare e continuare a creare precariato, lavoro nero perché viene comunque in un certo qual modo eco sottopagato, perché viene Adiscarli, Sisifo, Samot, Saget, cioè se ne stanno inventando di tutte. Questo ma facendo mancare del denaro pubblico, come diceva poco fa appunto il collega, quando ha ragione, perché vede, io non pensavo, io abito in un paese alla fine di 25.000 abitanti, ma io penso a uno che abita a Roma, che deve fare l'osso, l'infermiere, facendo l'assistenza domiciliare integrato, le famose cure palliative, per raggiungere un paziente, andare a fare non solo l'igiene personale per quanto riguarda l'osso, la psicologa per andare a fare l'infermiere, per andare a fare le medicazioni. Io sto qui a chiedermi come fa, se ha 5 presenze che deve effettuare durante la mattina, cioè c'è poco, come farà a farsi di adeguare e portare al compimento questo servizio? Non lo potrà fare. Allora ci sono le fondi se loro vogliono, non parliamo degli stipendi dei politici perché non voglio fare demagogia, però parlo di un'altra cosa, spesa farmaceutica, ne parlo con cognizione di causa, c'è uno spreco all'interno, cioè ci sono dei buchi che nessuno sa ma che esistono, e tutto, quando parlo di spesa farmaceutica mi riferisco anche tutto quello che concerne materiale sanitario, ecco, ci sono degli sprechi all'interno per quanto riguarda tutto ciò, questo è il primo. Il secondo, le diarie giornaliere che vengono pagate negli ospedali. Se voi pensate soltanto a un paziente, il costo giornaliero, tenendolo anche quando realmente non serve, visto che abbiamo l'RSA, così vale anche nei socioeducativi, ci sono istituti, tra virgolette, che realmente potrebbero accogliere. Allora cosa sta succedendo in questo momento? Sta succedendo che troveremo tra qualche anno, se non si fa qualcosa immediatamente come sta facendo la SNALV, che ringrazio apertamente al nome della mia città e della mia provincia, perché da quando è nato questo sindacato noi vediamo una speranza in più, e suggerisco e consiglio anche a tutti quelli che non l'hanno mai fatto di avvicinarsi, di iscriversi, qua si parla di fatti, e la ringrazio segretario perché lei è da stimolo, da incoraggiamento, e a tutti gli operatori sanitari qui presenti e non oggi dico, non arrendetevi, perché alla base di tutto io credo che deve essere credere al proprio lavoro. Se lo fai con amore vincerete tutte le battaglie, non è facile ma non è neanche impossibile, le leggi ci sono, vanno certamente conosciute, i sindacati come dicevano sono dei consulenti dove voi potete affidarvi, chiedere e consigliare, e sono certo che la SNALV soli non lascia, di questo ve lo assicuro. Io voglio concludere il mio intervento perché non posso non raccontare, non leggere più che altro una testimonianza di un operatore sociosanitario. Io gli ho fatto la promessa che qua a Roma l'avrei letto queste due parole che ha scritto, che abbiamo seguito insieme un'equipe di colleghi psicologi, assistenti sociali, dove ha raccontato per vissuto il burnout, che non è tanto da scherzare, noi veramente ci scherziamo. L'altra fase che parlavo della spesa è legato al fatto che qui chiunque è salito, parlo di chi si occupa di politica, ha dimenticato il costo. Poco fa il collega parlava dell'INAIL, per fare un altro esempio, no? E i costi sulle malattie del personale stanco perché entra in burnout e perché non riesce più a sopravvivere, perché gli saltano le ferie e non gli vengono pagate, perché fanno il triple turni, chi finisce smonta la notte e gli fanno fare la mattina, di questo si parla. E allora dico, tutto questo non deve entrare nel dimenticatoio, altrimenti significa che il personale si sente solo, e il personale per non sentirsi solo, lo capisco, oltre all'interno del lavoro, il sindacato, come fate voi, chiaramente incoraggia, ed è per questo che io voglio leggere questa lettera a nome di questa persona, che spero veramente con tutto quello che stiamo facendo che ne esca fuori. Mi sono trovato a un certo punto della mia vita completamente vuoto, senza motivazione, la sensazione che sentivo dentro di me ogni volta che mi apprestavo a mettermi al lavoro, al mio lavoro di operatore sociosanitario che io ho sempre amato e che mi ha sempre dato grande soddisfazione, era come l'avere davanti a me un muro bianco di nebbia che mi impediva persino la vista dei colori, delle forme, il sentire gli sguardi delle persone che, rivolgendosi a me, la sensazione di esaurimento della vena lavorativa era collegata allo sforzo di tenere in piedi economicamente una serie di impegni economici con il mio lavoro. Questo mi aveva portato pian piano a perdere il piacere di lavorare per passione, per diventare una specie di macchina per l'assistenza, in cui tutto uno assoggettato al bisogno e al sostentamento economico, senza più contatto con l'anima dei miei pazienti e soprattutto la mia. Grazie al lavoro di
introspezione iniziato durante un ciclo di consulenza e di empatia, ha compreso che il mio problema era collegato a una mancanza di riconoscimento da parte mia, di mia moglie, dei miei figli. Credevo in realtà da parte della mia famiglia di origine che non aveva mai creduto in me e che ora in modo del tutto consapevole e inconsapevole si stava e rispecchiava nella mia situazione lavorativa. Sono entrato in un tunnel senza uscita, dove grazie all'opportunità di quello che è capitato, dice, del volontariato, sono riuscito ad accostarmi a credere alla mia vita. Spesso ci concentriamo e ci soffermiamo all'apparire più che all'essere. Dovremmo concentrarci sull'essenza, e a tutti gli operatori che svolgono questo tipo di attività la prima cosa che bisogna appunto fare è l'amore. Se c'è l'amore vi portate dietro e appresso tutto. Non scoraggiamoci, andiamo avanti, e grazie di tutto per questa opportunità. Grazie, grazie Massimiliano. Hai letto questa dichiarazione di testimonianza che credo abbia colpito un po' tutta la platea, perché sono cose che viviamo continuamente, a volte non le rendiamo pubbliche, e forse questo è anche un errore, che bisognerebbe parlarne di più. Adesso sdrammatizzo un po', quando ho accettato di coordinare questo evento mi hanno detto la mattina c'è una giornalista, c'è pomeriggio lo fai te, vabbè, guadagnerò il patentino o di giornalista oppure sarò chiamato a condurre Sanremo la prossima volta, voglio dire, qui per cui prima di guadagnare l'uscita, perché mi prenderete a schiaffi, non so, voglio dire, c'è una risposta, c'è degli interventi che riguardano a questo punto dei dirigenti sindacali delle varie regioni, e il fatto che ci sia la Sicilia, di cui ha parlato lavoratori prima, ma che è una regione a statuto speciale, per cui dobbiamo dare una precedenza in questo caso, anche perché il calore dei mari del sud, si potrebbe, anche la canzone, per cui Antonio Santanocita, segretario regionale dello SNALV Sicilia. Allora, io oggi sono molto contento per l'iniziativa che ha voluto fare lo SNALV a livello nazionale, per cui fa un plauso, perché questo sembra un piccolo, ma sarà un grande passo. Perché l'ambiente che riguarda le RSA non è molto variegato, è molto ampio, e i problemi che abbiamo visto qua sembrano insormontabili. Eppure, conoscendo la caparbietà, le decisioni della dottoressa Mamone, insieme a lei, tutti quanti, io per primo, sono convinto che riusciremo a fare dei passi in avanti. Io porto l'esperienza di alcuni lavoratori che non sono venuti oggi e non sono potuti venire, che lavorano nella struttura Humanitas di Mister Bianco in provincia di Catania, dove l'azienda non applicava né il contratto Naste e né tutti gli altri che ci sono, ma utilizzava un contratto che fino al 2005 era il contratto delle pulizie. Poi alla Confindustria qualcuno ha avuto un colpo di genio e l'ha chiamato multiservizi. Il termine servizi significa che si può spalmare come la Nutella su tanti argomenti. I lavoratori delle multiservizi che il contratto delle pulizie, eppure questi lavoravano come OS nelle sale operatorie e altro. Potevamo scegliere la via legale? Io ho scelto la via sindacale. Ho proclamato lo stato di agitazione secondo le procedure della commissione di garanzia. E allora Humanitas, che secondo i principi non poteva non sapere, si è subito preoccupata, ha chiamato l'azienda e gli ha detto di cambiare il contratto, perché i lavoratori, oltre a fare tutte le cose che hanno raccontato qua altri lavoratori, i lavoratori oggi pomeriggio, venivano continuamente minacciati di essere spostati a fare le pulizie al policlinico dove la stessa azienda aveva un altro appalto. Quindi, contratto multiservizi. Soprattutto, perché noi abbiamo parlato delle RSA o comunque di queste strutture che sono in convenzione, ma nelle strutture private non in convenzione e che pure hanno le autorizzazioni sanitarie da qualcuno, si applica quasi dappertutto in multiservizi. Anche questo è un problema grosso.
come per esempio il servizio di prenotazione della Lombardia, sanitario della Lombardia, viene fatto dai call center in provincia di Catania applicando il contratto multiservizi. Questo problema c'è anche nel Lazio, perché so che ci sono state battaglie, eppure questi lavoratori che prima applicavano il contratto del commercio, poi per un accordo nazionale con la Triplice sono passati a multiservizi con la perdita di 1,36 euro lordi l'ora. Ma siccome noi abbiamo fatto due giornate di sciopero, almeno per i nostri iscritti siamo riusciti ad ottenere, per effetto dell'era, la messa in busta paga assegna di persone ma non assorbibile, quindi i nostri iscritti hanno 230 euro in più, chi è a tempo pieno, chi è part time di meno. Su questo se ne è occupato anche il report qualche mese fa, qualche anno fa se ne è occupato anche il giornale L'Espresso, che mi ha fatto un'intervista a proposito di questo. Quindi questo mondo è molto variegato, noi dobbiamo cercare di attenzionare anche i lavoratori che non appartengono alle aziende convenzionate, perché anche là ci sono assistenti sociali, lavoratori OSS e altro, eppure queste sembrano non appartenere a nessuno, quindi è un problema grosso. Ma io sono convinto che la caparbietà, lo SNALV e la capacità di scommettersi che abbiamo, riusciremo a portarla avanti. È un, ripeto, è sempre un piccolo passo, ma è un grande passo, perché questo comincia a tutti quanti ad avere la consapevolezza che bisogna battersi in un mondo che vedrà protagonista questo genere di lavoratori negli anni futuri, purtroppo, perché la società diventa sempre più anziana. Ma c'è bisogno di una presenza, di un sindacato forte che riesca a rappresentare questi lavoratori. Grazie. Grazie Antonio, anche della velocità, perché siamo un po', poi ci sono anche alcuni impegni istituzionali interni che dobbiamo svolgere, dal sud della Sicilia, quindi della penisola, andiamo un po' più verso il nord e andiamo in Piemonte. Marco Roselli, dov'è Marco? Sì, eccolo, sono qua, là. Sono Marco. Qua. Ti avevo visto lì, ho guardato lì. No, ero lì, poi più. Sai, io vado dove mi mandano, quindi okay. Mi ha detto che devo venire qui. Sono direttore di produzione, sì, ok. Sì. Ma intanto questo non è più l'orario, diciamo, per fare ragionamenti tecnici. Per me invece è l'orario innanzitutto per dire grazie per questo evento, e io non dico solo grazie a voi che siete al tavolo della presidenza, ma dico grazie a tutti i ragazzi e le ragazze dello staff che sono stati alla recezione, perché questi eventi, voglio dire, è difficile organizzare un evento così importante. C'è del lavoro dietro, c'è del tempo dietro, c'è anche una spesa economica dietro che si è sostenuta. E quindi bisogna rendere merito a tutti. Veniamo invece al tema. Cercherò veramente di essere breve, ho sentito lunghi interventi, io sono abituato a parlare anche con tempi un po' contingentati. Ma oggi tutti, dalla politica al sindacato, alla parte datoriale, ma c'è qualcuno che ha detto qualche cosa di non vero? No, tutti hanno detto cose vere. La parte datoriale ci ha fatto vedere i bilanci in rosso, la politica dice noi cerchiamo di fare il possibile, anzi la colpa è sempre di quelli che c'erano prima, adesso che arriviamo noi dobbiamo cercare di rincorrere e cercare di portare qualche cosa di diverso, però forse non ci riusciremo, perché quando arriveremo quasi a scadenza magari ci hanno già sostituito, arriveranno degli altri e faranno lo stesso discorso, e quindi questo è un grosso problema. E poi c'è il sindacato che cerca di tutelare al massimo i diritti, diciamo, dei lavoratori, migliorando le loro condizioni retributive, di qualità della vita, di qualità del lavoro. E poi ci sono i veri soggetti, che invece sono quelli che non possono fare niente, perché loro sono quelli che subiscono, che sono invece i lavoratori. E quindi noi a loro ci rivolgiamo, e questi incontri servono soprattutto a sentire la vostra voce. Quindi noi dovremo ascoltare, ecco perché cercherò veramente di essere breve, ascoltare di più. E quindi tutti gli interventi, anche se un po' lunghi, che abbiamo sentito, però sono interventi che ci fanno crescere, perché ci fanno entrare dentro quelle strutture dove noi non siamo presenti. Con noi, io ritengo che però abbiamo un compito. Se non vogliamo che il bravissimo ragazzo giovanissimo Luca, l'infermiere, perché noi per lui dobbiamo lavorare innanzitutto, se oggi si è avvicinato al sindacato perché ha capito, leggendo la busta paga, che c'era qualcosa che non funzionava,
poi ho capito che aveva ragione e adesso dice vabbè, adesso questa lotta qua l'abbiamo vinta, facciamo l'altra per adeguare, diciamo, al pubblico. Ma e se si sveglia domani Luca e dice ma sai che c'è? Ma se io me ne vado all'estero e vado magari in Svizzera, con il mio lavoro guadagno 4-5 volte di più. E lui lo può pensare una cosa del genere. Allora, quindi noi dobbiamo lavorare perché lui non arrivi a pensare questo, perché è un giovane, quindi è un futuro anche di questo paese. Si è investito su di lui culturalmente, anche la sua famiglia sicuramente ha investito, anche lui stesso ha investito su di lui e quindi noi dobbiamo fargli tutto perché lui resti nel nostro paese, a continuare a lavorare. E poi, e quindi un impegno massimo per questo. Però cosa ha detto l'amica che, diciamo, è un po' timida, ha parlato poco come il coordinatore di Esnari, perché sono timida, hanno parlato poco. Alla fine delle varie cose ha detto una cosa importantissima. Servono gli iscritti, servono i soldati. E che battaglie facciamo senza soldati? Allora qua mi permetto di dare un minimo di commitment, perché quando usciamo di qua ognuno si deve portare qualche cosa a casa. Io ho portato due lavoratrici con me, che saluto e che ringrazio perché hanno lasciato le loro famiglie per venire qua, che sono Gaetana e Patrizia, che erano iscritte a un'altra organizzazione sindacale. Quindi nel viaggio, un lungo viaggio di 7 ore con la macchina per venire da Torino, mi sono fatto un po' raccontare. Mi dicono, vabbè, ma noi quasi quasi ci siamo trovati a essere iscritti a un sindacato, ma non è che ci interessasse tanto, però insomma alla fine ci siamo trovati. Poi sai, a un certo punto quando c'è stata la questione dell'armonizzazione con l'ISIE, col contratto ANAS, perché loro erano in cooperative sociali, ci hanno detto che no, quello è un contratto pirata, quelli vi stanno rubando i soldi, poi ci hanno messo anche una bandiera in mano e hanno detto venite sotto la regione, andiamo a manifestare perché questi sono dei farabutti. Gaia non ci è andata perché è più furba forse anche dell'altra. L'altra invece ci è andata perché si è messa con la bandiera, è andata sotto la regione, però non è che aveva capito bene perché stava lì. Intanto stava lì. Poi gli ho spiegato alcune cose. Intanto aveva già cominciato a capirle, tant'è che si era un po' allontanata da quel sindacato e si è iscritta poi alla nostra organizzazione. Adesso noi non è che gli abbiamo promesso che gli risolveremo tutti i problemi che lei ha da tanto tempo, però gli abbiamo promesso una serietà. Cioè gli abbiamo promesso che il giorno, se verrà, il giorno che le metteremo anche noi una bandiera in mano, gli spiegheremo il perché ha quella bandiera in mano, qual è la lotta che sta facendo, qual è il sacrificio che lei sta facendo e qual è l'obiettivo che insieme a noi dobbiamo portare a casa. E per un lavoratore questo è importante, perché la prima cosa è il rispetto della sua dignità. Non deve essere trattato come un oggetto. Molte sigle, parliamo della Triplice, è inutile dire a quale sigla della Triplice, perché tanto sono tutti uguali, fanno finta di litigare tra di loro, però invece sono pappe e cicce, quando si devono unire per contrastare quelli che ritengono il non sindacato, i fantasmi che sarebbero gli autonomi, che invece tali non sono perché oggi dimostrano di avere un valore, di avere una presenza, di avere i componenti al CNEL, quindi altro che rappresentatività. È vero quello che dice Antonio, andiamo a misurarci, facciamo le lezioni. Sì, prima di misurarci costruiamo dei progetti tali per fare i soldati, perché prima di fare le battaglie è meglio avere gli strumenti e i soldati. Poi credo che non ci manca niente di tutto il resto, nemmeno la parte politica, aggiungo. Io non mi aspettavo che qua venisse il presidente Meloni, forse non mi aspettavo nemmeno che venisse il ministro, però so che grazie al segretario Lello Margiotta della Consa, grazie a Mariella Mamone, c'è un'interlocuzione a livello governativo e a me quello là basta, a me quello oggi basta. Cioè chi è che ha detto, vabbè oggi non ci hanno cagato proprio? Non è vero, non è assolutamente vero. Poi si saranno giustificati che avevano un altro impegno, non lo so. Ma io qua ho visto degli assessori regionali, ho visto dei rappresentanti comunque istituzionali, e ho visto un sindacato che vogliono o non vogliono, quei rapporti ce l'ha. Perché se non ce l'ha a un livello, troverà il livello con il quale arrivare ed aprire determinate porte. Quindi non è quello che a me spaventa.
e soprattutto non è chi è che ti apre la porta, ma è con che documento tu vai ad aprire quella porta là. Quindi io preferisco che ci sia una qualità sul documento che noi andremo a fare, sulla proposta che noi andremo a fare, perché quella darà valore, diciamo, alla nostra azione politica sindacale. Poi si trovano, voglio dire, le strade per andare avanti. Perché se l'Italia è un paese, l'hanno detto tutti, un paese di vecchi, un paese di anziani, credo che dopo il Giappone siamo i primi, voglio dire, sicuramente i primi in Europa. Se la tendenza è sempre peggio, che poi dice meglio, perché vuol dire che siamo un popolo, voglio dire che sta bene, se si muore così, non si fanno bambini, non è proprio così. Però c'è bisogno di tanta assistenza. Se il bilancio dello Stato, la sanità, ha un peso, che è un peso, che è un macigno, voglio dire, e beh, c'è qualcuno che prima o poi dovrà capire come affrontare i problemi, dove andare a trovare le risorse, come creare nuovi, diciamo, nuove analisi, fare nuove analisi per vedere dove si spreca e dove invece sarebbe più opportuno dare di più rispetto a quello che oggi è, se il prezziario là è rimasto a 10 anni fa. Perché nessuno lavora gratis, cioè perché noi non pensiamo che hanno ragione le aziende. Le aziende, in quanto tali, devono fare i loro utili, ci mancherebbe. Ma i lavoratori hanno diritto per la loro professionalità di ricevere il giusto compenso. E quindi prima o poi anche la parte, diciamo, istituzionale ne dovrà prendere atto. E noi, diciamo, saremo quelli che se non lo capiscono cercheremo di farglielo capire meglio. Si dice o con le buone o con le cattive. Perfetto. Con le buone siamo bravi, perché abbiamo grandi menti, grandi oratori, diciamo, grandi illuminati pure noi, come dice Lello Margiotta. Se invece non lo capiscono con le buone, organizziamoci anche per alzare un po' la voce, voglio dire, perché non è che la voce la sanno alzare solo gli altri, voglio dire, dobbiamo anche abituarci noi, non sempre, perché diciamo non è il nostro stile, quindi è giusto che ognuno abbia sempre il suo stile da rispettare, però quando sarà il caso cerchiamo anche noi di alzare la voce, perché quando noi lo facciamo nel giusto. E non lo facciamo per politica, non lo facciamo perché qualcuno, diciamo, in quel momento siamo servi sciocchi di qualcuno che ci deve utilizzare nel momento specifico, ma lo facciamo perché i nostri, diciamo, azionisti sono i nostri iscritti. Quindi, grazie, per questo vi auguro a tutti buon rientro e buone tessere. Quindi quando andate, ognuno di voi ne cercasse un altro da portare a casa, almeno un altro da portare a casa. Grazie a tutti. Grazie Marco, grazie. Rimaniamo ultimo intervento di un dirigente, di un nostro dirigente, rimaniamo nell'area del nord-est. Peppino Nosella. Rinunci, è tardi. Ti avevo riservato proprio per le conclusioni. Ok. Prima di passare a Mariella per le conclusioni doverose, la ringrazio. Ringrazio Mariella, ringrazio la segreteria. Voi vedete che c'è una segreteria giovane e alcuni di questi, tipo Pasquale che sta lì nascosto, fa un po' più che il segretario, fa il regista oggi, no? E vedete l'umiltà. L'umiltà di questi dirigenti, che non salgono sul podio tutti in fila, no? I famosi banconi per cui io sono il segretario. No? Abbiamo dei dirigenti che sono le nuove leve del sindacato e noto un'altra cosa. Abbiamo superato abbondantemente i 20 minuti, no? Quella che è la tolleranza di ascolto. Non si è mosso nessuno, io te li porto via e tu resti da solo a concludere. Buon lavoro! Allora, siamo al momento conclusivo perché sennò diventa un sequestro, visto che è da stamattina che stiamo insieme. Allora, noi ci siamo riuniti qua perché abbiamo detto che abbiamo discusso di un documento. Ora, mi sembra giusto comprendere, e vorrei che lo faceste per alzata di mano, se siete d'accordo veramente in quello che abbiamo detto finora da portare eventualmente in questi giorni anche da migliorare,
perché reputo che quel documento debba avere l'ufficialità che merita. Quindi è per questo motivo che vi chiedo se quello che è stato messo in evidenza sia con le nostre discussioni, sia poi con la relazione introduttiva e da voi pienamente, diciamo, approvato ed è tale da potersi considerare il documento dello SNALV da poter consegnare alle istituzioni per migliorare le condizioni di questo comparto. Prima dell'applauso, vi dico la verità, voglio vedere chi le mani. Allora, facciamo proprio la... Allora, approva. Si astiene? Non è d'accordo? Beh, fantastico. Grazie a tutti.